Siamo live, benvenuti, benvenuti a questa nuova diretta targata Amazing Tribe Come state? Spero sempre alla grande. Ci seguite un poco su tutti i vari canali che abbiamo attivato per questa sera, per questo evento eh, gratuito del mese di dicembre. Anche se siamo sul finire di novembre, questo è il nostro evento gratuito per questo mese che sta per, per iniziare con domani, dicembre 2022. Come sempre, ci seguite su YouTube, su Facebook, sulle pagine, sul gruppo. Scrivete nei commenti se avete domande, se avete eh, curiosità. Fatecelo sapere perché stasera andremo davvero a vedere e a conoscere tantissime cose molto, molto particolari. E in più, eh, il sapiente Mario ci porterà a spasso per questa favolosa opera d'arte che tutto il mondo ci invidia. Questo, come sempre, è un evento sponsorizzato e a cura di Museum Tribe. Se avete problemi di audio, non, avete, non abbiate paura. Andate su Facebook, sul nostro gruppo di Facebook, oppure ci potete seguire su YouTube, dove la connessione dovrebbe essere un pochino più stabile. Eh, come Museum Tribe, cos'è che vogliamo fare? Vogliamo portare l'arte eh, nelle vostre case, ispirarvi eh, sempre di più ogni giorno e eh, perché viviamo in un mondo così affascinante che aspetta soltanto di essere scoperto. Quindi lo facciamo attraverso i tour virtuali per gustarci al meglio le meraviglie con la definizione del digitale per poi eh, app apprezzarle ancora di più dal vivo con una vera e propria visita magari guidata dalle, da una delle nostre guide mh, dal vivo su, sul posto. Come sempre, l'articolo 70 della legge sul diritto di autore ci permette di. la citazione. o la riproduzione di brani effettuati in piccolo di discussione, come fare in questa sera. Ma stasera, come vi, vi dicevo già poc'anzi, andremo a scoprire Michelangelo e i suoi segreti della Cappella Sistina. Eh, tra l'altro, ci farebbe tantissimo piacere se eh, ci faceste. Eh, Diciamo, ci scriveste nei commenti se volete conoscere sempre di più Michelangelo, magari potremmo fare eh, più avanti, potremmo me mettere in atto un'iniziativa di divulgazione eh, delle opere di Michelangelo e della vita di Michelangelo, eh, un pochino più concentrata, un pochino più dettagliata. Fatecelo sapere nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate, se vi può piacere una sorta di masterclass su questo magnifico. Eh, artista. La guida di stasera mh, che vediamo tra poco in uh, webcam, io la vedo già ma tra poco la vedrete anche voi, è Mario Bernardi con oltre vent'anni di esperienza nel mondo dei musei e del turismo, ha fondato The Grand Tour Europe e eh, è la nostra guida per eccellenza che ci accompagna eh, in moltissimi posti, ci ha accompagnato in tantissimi luoghi, ma stasera ci accompagnerà proprio dentro uh, la cappella Sistina. Mario, sei pronto? Eccoci, buonasera. Pronto e pimpante? Pronto e pimpante. Allora, condividiamo, condivido io, vero? Sì, puoi iniziare a condividere lo schermo. Ecco, sei sparito tu e ci sono io adesso, ma non possiamo esserci tutti e due? Così no. Così ci sei solo tu. Così ci sono solo Eccoci. io. Buonasera, benvenuti. Sì, questa sera faremo questo viaggio virtuale all'interno della Cappella Sistina, che è universalmente riconosciuto per essere il capolavoro assoluto dell'arte occidentale. Cioè, eh, diciamo, soprattutto gli affreschi di Michelangelo, ma il complesso eh, della, della Cappella Sistina è senz'altro, oltre ad essere uno dei luoghi più visitati. Al mondo è assolutamente il luogo simbolo del rinascimento e soprattutto di quella che è diciamo l'arte eh, italiana e rappresenta diciamo un luogo di pellegrinaggio non soltanto spirituale ma soprattutto artistico per a, a, amanti dell'arte eh, da tutto il mondo e qui vediamo questo ritratto di Michelangelo eh, che che in realtà è un ritratto eh, incompleto. Questo è, è soltanto il volto e fa parte di un quadro più grande di, se non sbaglio, di Raffaellino del Colle. E, um, e ci fa vedere subito questo lo sguardo attento, le tante rughe, il capello un po' fluente come il nostro Federico, un capello un po' selvaggio e anche la barba. Eh, Federico, ci sei no? Sei inquantato? No, stai lì. Ci sono, ci sono. E... E la Cappella Sistina. Adesso ci entriamo direttamente, così evitiamo di perdere tempo in troppe chiacchiere. Utilizzeremo questa eh, riproduzione a 360 gradi, che è disponibile sul sito dei Musei Vaticani, è disponibile gratuitamente, e che ci consente di entrare. Questo è il portone che, che dà nella Sala Regia quella affrescata da Vasari e quindi era l'ingresso naturale, diciamo, della Cappella Sistina. Oggi in realtà le milioni di visitatori che entrano in Cappella Sistina entrano da una porticina che si trova al lato della parete dell'altare dove c'è il giudizio. E qui possiamo girare a 360 gradi e subito veniamo sopraffatti dalla straordinaria bellezza di questi affreschi che hanno subito un importante restauro fondamentale che ha portato alla luce un Michelangelo completamente diverso rispetto a quello che per eh, decenni, anzi secoli, la storia dell'arte e i critici d'arte ci avevano trasmesso. Quindi un Michelangelo tenebroso, estremamente negativo e, e con questo senso profondo del peccato e della, della, diciamo, della pesantezza della, de, de, de la, um, della condizione umana. E invece ne esce un Michelangelo... Glorioso, con queste tinte così accese, con queste, ehm, con queste vedute così in realtà brillanti, che effettivamente eh, spiegano meglio eh, tutta l'arte fiorentina, non soltanto di Migrangio, ma di tanti altri pittori della seconda metà del Cinquecento. e eh, Ripercorreremo in questa visita eh, soprattutto la vicenda che riguarda l'affresco della volta e del giudizio universale e del giudizio universale, quindi. Scusate, la parete dell'altare considerate che è una superficie enorme perché la cappella eh, misura 40 metri di lunghezza, per 24 di altezza e 14 di larghezza. Quindi, effettivamente, è un ambiente lungo e stretto e molto, molto alto. Quindi, effettivamente, una, una diciamo, situazione un po' strana. Eh, una... una, diciamo, una una proporzione delle dimensioni un po' particolari, che però si spiegano eh, se noi andiamo al ritroso a capire come si è formata questa. questa ehm, questo luogo. Intanto vediamo come ci arriva Michelangelo a, eh, a dipingere la volta della Sistina e a dipingere eh, il prima e poi dopo circa vent'anni... A dipingere il giudizio universale. La cappella già esisteva, era stata fatta. In realtà esisteva già una cappella medievale, che poi era stata rifatta al tempo di Sesto IV. E ehm, all'inizio del 1500 eh, il nipote di sisto IV diventa pontefice con il nome di eh, Giulio II. Eh, il cardinale della Rovere diventa quindi Papa e subito comincia una serie di coraggiose imprese urbanistiche e costruttive. La più importante è quella che già si era pensato di fare il secolo precedente. Papa Niccolò V già aveva deciso in qualche modo di eh, ricostruire, di ampliare, di trasformare la basilica di San Pietro, che ormai aveva, eh, diciamo, oltre. Eh, aveva oltre mille anni perché era stata fatta nel IV secolo d.C. sotto Costantino e quindi eh, si era arricchita di tesori nei, nei secoli, ma in realtà era anche stata in parte depredata e aveva dei problemi anche strutturati. Era una chiesa eh, ricca di decorazioni, ma anche ehm, ormai mh, non rifletteva più quell'immagine che la Chiesa voleva dare di se stessa all'inizio del Rinascimento. Poi Giulio II, che fu anche uomo d'arme. Che fu anche un politico molto spregiudicato, decise quindi di incaricare Donato Bramante per ricostruire la Basilica di San Pietro e eh, incarica Michelangelo che quindi ritorna a Roma, Michelangelo già era stato a Roma alla fine del Quattrocento, aveva fatto la Pietà, che oggi si trova nella Brescia di San Pietro, e poi è ritornato a Firenze dove aveva fatto il David. Queste due opere l'avevano consacrato come uno dei più grandi, se non il più grande scultore della sua epoca. Non era certo famoso per essere un pittore, tant'è vero che lui aveva lavorato come pittore marginalmente da ragazzo e poi aveva realizzato alcune opere incompiute in e una famosa, il Tondo Doni, che si trova agli Uffizi e che era stato fatto per la famiglia Doni, i quali erano anche riusciti, Ang Angelo Doni era, Doni era anche riuscito a farsi fare un ritratto da Raffaello nel frattempo, era un banchiere molto potente a Firenze all'inizio del Cinquecento. Eh, Giulio II, quindi, ha il migliore architetto del Rinascimento all'epoca, cioè Bramante, per ricostruire questa basilica, per creare una. Cupola come quella del Pantheon sulla tomba di Pietro. E sulla tomba di Pietro vuole costruire la sua stessa tomba perché è chiaro che vuole eh, consegnare alla gloria eterna il proprio nome. E nel 1505 fa in modo che Michelangelo torni a Roma. <coughs> Scusate un pochino di tosse. <coughs> e si. Sì, um... Accorda immediatamente col Papa, sia per il prezzo. Si fa dare un acconto di qualcosa come 100 scudi e eh, va subito sulle Alpi Apuane, lì non lontano, dal, anzi, un pochino lontano in realtà, davanti alle cave di Massa Carrara, quanto sono da casa tua? Un'oretta, ma forse un po' di più. Ah, un di più. Sì, sì. Eh, va sulle, sulle Apuane eh, nella, nella cava dove va a cavare va a prendere appunto il, sì. il, il marmo di Carrara, quello più pregiato, e comincia a costruire eh, questa tomba che doveva sostituire diciamo, al centro la Basilica di San Pietro, l'altare, e glorificare il Papa Giulio II. Se non che, per motivi che adesso non saremo qui a vedere, Giulio II non paga il Michelangelo, Michelangelo si adira, eh, va per pensare, per una settimana va tutti i giorni dal Papa per farsi pagare, e il Papa non lo riceve. Al settimo giorno Michelangelo prende armi e bagagli, e se ne va a Firenze disobbediendo quindi all'obbligo che aveva al contratto quindi che aveva con il Papa il che all'epoca gli poteva costare anche la testa il Papa avrebbe dovuto farlo giustiziale volendo se non che nel eh, questi sono alcuni dei disegni quel, questo qui che vediamo sulla sinistra è il, uno schema, non è un disegno di Michelangelo è un'idea di come doveva essere questa tomba una specie di piramide con circa 40 statue quindi i vari allegori che si riconosce qui nell'angolo in Mosè, che poi Michelangelo effettivamente realizza, e che oggi è nella tomba di Giuseppe II, che si trova non a San Pietro, ma in un'altra San Pietro, San Pietro in Vincoli che è vicino al Vaticano. E qui sulla destra il ritratto di Giuseppe II pensoso e anziano che gli fa Raffaello, che all'epoca lavora eh, anche per, anzi, che da lì a poco, nel 1508, comincerà a lavorare per Giuseppe II per decorare le sue stanze, su proposta pare di Bramante. Eh, la, diciamo, il rapporto con Michelangelo sembra qui interrotto. Questo è uno dei disegni che fa invece Michelangelo proprio per questa, per questa tomba. Realizza una serie di sculture: uno è il Mosè e poi i sei ignudi, diciamo, questi sei eh, prigioni. Di cui quattro sono a Firenze, alla all Cadelliera dell'Accademia, perché erano state eh, utilizzate nei Giardini di Popoli, e eh, due sono al Louvre. <coughs> Dove tra l'altro sono due, probabilmente sono i più belli, mentre il Mosè è stato poi riutilizzato 40 anni dopo. Nella, nella tomba Michelangelo ci ha lasciato moltissime lettere sonetti di cui poi anche vi parlerò in particolare nelle lettere lui descrive molto eh, con toni spesso drammatici il suo rapporto col Papa il suo disperare del fatto che il Papa non lo pagherà mai che questa storia della tomba non si vedrà mai tant'è vero che lui dice me ne torno a Firenze perché se resto a Roma si farà prima la tomba mia che quella del Papa e cioè rischiamo appunto di morire Michelangelo <coughs> Scusate, ha 30 anni, quindi è ancora giovane, però già in qualche modo eh, è, un, è un uomo molto maturo. Come arriva quindi a fare la Cappella Sistina? Ma ehm, lì nella, nella critica d'arte, nella storia dell'arte, in particolare dell'Ottocento, c'è cioè in qualche modo si è creato il mito di Michelangelo. Eh, diciamo eh, a, a artista titanico che da solo affronta quest'opera, che la concepisce e che la crea. In realtà oggi c'è una prospettiva un pochino diversa e un pochino più legata effettivamente ai fatti e ai documenti, che non ha un ideale che per quanto romantico e molto affascinante, in realtà poi non corrisponde a quella che è la verità storica. In realtà l'idea di far dipingere la volta a Michelangelo è eh, del Papa. Eh, forse suggerita da Sangallo, forse da un altro eh, artista, ma molto probabilmente è proprio l'idea del Papa, eh, perché vuole portare a Roma i più importanti artisti dell'epoca, perché l'idea che già era stata il Quarto e che viene raccolta a Giuseppe II è quella che Roma deve diventare il centro del Rinascimento. Il Rinascimento nasce a Firenze Firenze è ancora nell'inizio del Cinquecento il principale centro di formazione di artisti. La maggior parte degli architetti e dei pittori di grande fama sono a Firenze in quegli anni. Tra cui Leonardo, Raffaello stesso a Firenze, Michelangelo, ma ce ne sono molti altri: Rosselli, Botticelli e così via. Ehm, I Sangallo, che sono tutta una dinastia di artisti, i Ghirlandaio, che eh. sono tutta una dinastia di artisti e molti altri. Ehm, Vuole che questo diciamo ruolo di capitale dell'arte, quindi della cultura, diventi Roma e non più Firenze, cosa che poi effettivamente, possiamo dire, avverrà almeno nei primi decenni del Cinquecento. La Cappella Sistina viene quindi, eh, diciamo, eh, ci rientriamo un attimo col tour virtuale, eh, eh, viene quindi diciamo, eh, utilizzata dal pontefice come sua principale cappella e quindi è il luogo più importante all'interno del Vaticano per riflettere l'identità del pontefice. Qui stiamo vedendo la volta e gli affreschi ai lati. Ma prima di vedere l'arrivo di Michelangelo a Roma e l'inizio dei lavori della volta, voglio rispondere a una domanda che mi fanno sempre tutti, nessuno escluso, quando si fa un tour della Cappella Sistina, io nella mia vita ne ho fatti, non lo so, 2-3000 Forse di più, non ho perso il conto. e ehm, C'era un periodo diversi anni fa in cui ci andavo anche 10-12 volte a settimana, quindi potete immaginare. Ehm, il, il, eh, la, la domanda indovina, Federico, qual è la domanda che fanno tutti? Vediamo se da casa, vediamo un pochino se da casa. Allora, come... la domanda. Eh, intanto io sbircio su cosa. State scrivendo eh, su Vedete bene, vedete YouTube. bene. Sì, 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 si sì, vede bene, si sì, vede bene. La domanda che fa... potrebbero fare... Dai, dacci un indizio. Tanto, vedi, c'è l'altare, c'è il crocifisso, non c'è il Santissimo, quindi non c'è il tabernacolo, è, è all'interno della sacristia. Ok, dammi un indizio su quale... Qual è la domanda è, è ma detto? la cappella Sistina la usano? Nel senso, è ancora una chiesa utilizzata, è ancora una cappella che viene utilizzata? La risposta durante, è... Durante il conclave, sì. A parte durante il conclave, però in realtà il papa la usa ah. non spessissimo, però viene utilizzata per cerimonie, per concerti, e anche per una cerimonia. Adesso vi faccio vedere qui, per esempio, in questo caso, il battesimo, questa è il primo settembre di quest'anno, quando il papa all'interno della presistina, una cerimonia privata ha battezzato una ventina di pargoli, tutti ancora mascherati ovviamente. Ed ecco il Papa Francesco, Papa Bergoglio che sta lì, con i bambini, e eh, chiaramente con le sede distanziate e tutto, e, e qui e avviene. Quindi, questa è una delle, poi ci sono anche altre, altri tipi di cerimonie. Però per darvi un esempio che effettivamente la Cappella Sistina non è soltanto un luogo parte di un museo, il Museo Vaticano in questo caso, ma è proprio un luogo di culto e di preghiera ancora attivo, legato chiaramente al Papa, non soltanto per il conclave un periodo in cui è completamente chiusa per almeno due o tre settimane, una volta i conclavi duravano molto, adesso durano pochi giorni in realtà, però ecco, è un luogo ancora utilizzato. Ma veniamo a vedere come, eh, diciamo, eh, come eh, questo luogo eh, intanto è stato riportato allo splendore attuale. Vi ho detto inizialmente, questo prima diciamo, di, di accennare a Michelangelo, che la Cappella Sistina ha avuto un uh, lungo periodo di restauro che va dal 1980 al 1994 14 anni con i ponteggi in cui eh, effettivamente tutta la volta, tutte le, tutta diciamo, la parte superiore e poi la, la, la facciata del giudizio sono state restaurate e poi successivamente negli anni 90 fino ai primi anni 2000 sono stati restaurati anche gli affreschi della fascia centrale che hanno episodi della vita di Gesù e episodi della vita di Mosè fatti dai pittori del 400: quindi Botticelli, Perugino, Ghirlandaio Cosimo Rosselli ed altri ehm, questo perché eh, diciamo per molti secoli c'erano stati dei restauri che però non avevano mai erano più che altro delle ridipinture o delle coperture non avevano mai riportato alla luce quella che era in realtà la natura dell'opera di Michelangelo. E il momento in cui, casualmente, in maniera fortuita, viene, eh, si inizia questo lavoro, è, secondo me, molto significativo. Vi faccio vedere questa lunetta. Questa lunetta si trova, questo è lo schema della volta. Lasciate perdere i numeri, eh, la volta di Michelangelo è scandita da queste architetture dipinte. Che dividono il centro della volta in nove riquadri, e poi ai lati vi sono queste lunette, quindi sopra le finestre, e poi queste vele che hanno questa forma triangolare, un pochino più larghe ai lati, diciamo, ai lati corti, e poi più strette nei due lati stretti. Sono 12 vele in tutto, e eh, i nove riquadri al centro, e poi vi sono tutta un'altra serie di spazi che Michelangelo ha riempito, e adesso ne vedremo come. Ma la cosa più significativa è è che alla fine degli anni 70, fine del 79, inizio dell'80, eh, viene restaurata la parte che era immediatamente sopra alla parete di ingresso, eh, diciamo dell'ingresso originale, presente questa qui, adesso io rientro, mi giro e qui dove c'è l'organo, in alto ci sono questi due affreschi. Questi sono stati ridipinti perché a metà Cinquecento crollò l'architrave, tra l'altro, quasi ammazzando il Papa. E eh, si dovette rifare quindi questa parte di affreschi, mentre la parte superiore era rimasta intatta. Fra l'altro, la Cappella Sistina nei secoli ha avuto tutta una serie di danni, di problemi, di eh, vari difetti. Questi due affreschi sono stati rifatti poi, simili a quelli che c'erano precedentemente, nella seconda metà del Cinquecento, rispettivamente da Matteo da Lecce e da eh, un artista che si chiama Van der Breck. Um, Sopra qui in alto, mentre eh, Colalucci stava restaurando, Con era uh, Gianluigi Colalucci era il capo restauratore. Della, dei musei vaticani all'epoca lo è stato per diversi anni e ehm, sale su sull'impalcatura perché doveva ridare eh, c'era un piccolo difetto diciamo bisogna fare una piccola riparazione su questa parete decide di alzare un pochino il ponteggio perché sopra questi ritratti di papi che sono sempre 400 c'era chiaramente Michelangelo la volta di Michelangelo e quindi lui decide di salire lì e dare un'occhiata vedere da vicino com'era la situazione all'epoca non si facevano Nemmeno le puliture periodiche che adesso si fanno tutti gli anni. E qui lo vedete: questo è già durante il restauro. Questo è con la Lucci, il quale vede questo eh, dettaglio qui. Questo è zarra che è questo qui sulla destra, che era tutto scuro, pieno di fuligie, di, di cere. E istintivamente prende un fazzolettino, lo bagna con un po' di saliva e comincia a pulire un pochino, un centimetro quadrato, per vedere cosa c'era sotto. E gli esce. Questa un bianco della camicia è un colore vivo. E quindi chiedo il permesso all'epoca del al direttore della Pietrangeli, che è un'importante storia dell'arte, di poter proseguire e di fare un saggio, di tirare fuori una figura. Diciamo, vediamo come viene. E vi faccio descrivere da lui direttamente, dalla sua voce, quella che fu questa esperienza che poi portò al restauro più importante della storia dell'arte, il restauro fondamentale. Eh, che è stato tra l'altro estremamente contestato. Oggi nessuno si sognerebbe di contestare eh, i risultati del, del, del restauro, i colori della Sistina. Eppure in quegli anni ci fu una vera e propria eh, petizione, furono raccolte più di mille firme da parte di artisti, storici dell'arte, fra cui anche Andy Warhol, eh, per fermare il restauro della Sistina. Voitila invece, che era un uomo forte di polso, disse no, andate avanti. Non, non, date, non date cenno a questo. Questo è con la luce che purtroppo si è spento lo scorso, eh, nel marzo del 21, quindi l'anno scorso a marzo, è morta all'età di 91 anni. Fra l'altro, poi pochi mesi prima di morire, era stato portato da solo in una visita privata con la moglie e con la figlia all'interno della Cappella Sistina eh, dalla direttrice, la dottoressa Iatta. Vi faccio sentire dalla voce di. Dico la Lucci lui descrive questo momento in cui lui scopre questa figura perché è molto toccante. Ponteggio su questo affresco di Van den Bruck e eh, alzando gli occhi vedo a due passi la lunetta di Michelangelo. Allora ho detto Ma andiamo a vedere sta lunetta" e ho fatto tirare su il ponteggio fino alla lunetta di El azhar ho preso un fazzoletto e ehm, l'ho bagnato di saliva e dopo ho fatto una, una prova di pulito, cioè ce l'ho passato sopra, perché Giovanni Urbani sostiene che i restauratori non sanno mai stare fermi con le mani, però eh, eh, per fortuna, perché a quel punto ho visto che si squagliava qualche cosa di marroncino sopra e, e comincia a venire fuori un bel colore ocra. L'impressione è stata grande, devo dire, nel momento in cui abbiamo scoperto questa lunetta. Bella. Io devo dire che quando ho visto Eleazar, questo giovanotto biondo con tutti quei colori, io mi sarei messo in ginocchio davanti a questa figura, perché è una figura di una bellezza e di una Vedete come si commuove nel momento in cui descrive questa epifania. Eh, eh, non so se avete seguito eh, con la Luci a distanza, questa intervista di due o tre anni fa, a distanza di 40 anni ancora si commuove nel rivedere questa figura che è questa di Lazzaro e questa sulla destra, in cui eh, gli appare questo, questa figura che la, che la scura improvvisamente gli appare con questa camicia bianca, questa figura bionda, e lui dice: Io mi sarei messo in ginocchio proprio con una un fervore quasi religioso. Colauci passerà poi 14 anni in cappella Sistina pulendo tutte le superfici, come vedete da questo disegno, questa è la, la pulitura di, del, della creazione di Adamo, e ecco, questo è come appariva eh, la volta della Sistina, non ci sono tante foto in giro ormai, Prima dell'avvento dell del, dei restauri, era un'opera completamente diversa. E questo effetto no, di un luogo scuro, tetro, con queste figure giganti che incombono, in particolare col giudizio, che queste figure terrificanti appese così sul soffitto, e, e diciamo quello che Vasari aveva scritto, in parte anche inventando forse, Vasari aveva descritto questi affreschi come. Pieni di. Una, un, ho utilizzato una parola che ha lui la terribilità, un qualcosa veramente che incuteva terrore. Il terrore era questa idea no, del, della, ter, del, della paura del giudizio divino, il timore di Dio, che faceva parte diciamo, del catechismo di, di quegli anni. E invece i restauratori. Togliendo tutto quel grasso che era frutto, fra l'altro, in parte la fuliggine candele, ma in gran parte erano restauri, si era dato del grasso per isolare, la, la, la volta aveva subito danni, c'erano state spaccature, c'era stata umidità, c'erano state tutta una serie di problemi che già hanno iniziato all'epoca di Michelangelo e pazientemente con la pulitura portano alla luce un capolavoro che è completamente diverso e che fra l'altro può spiegarci molto meglio la pittura fiorentina del secondo manierismo, quindi eh, rosso fiorentino e quegli altri artisti fiorentini che usano colori sgargianti, il pontormo e così via, se li avete presenti, è una pittura con colori molto accesi e che chiaramente non si, non si spiegava, non si capiva se eh, non messa per esempio in relazione. In questo caso a Michelangelo. Questo è uno degli esempi del prima e il dopo, questa è una delle Sibille, e vedete che effettivamente c'è una grande differenza. Una delle critiche fatte dai detrattori del restauro è che effettivamente eh, alcuni dettagli erano stati fatti col nerofumo: cioè col fumo di una candela si crea un effetto di chiaroscuro. Una volta che l'affresco era stato fatto e si era seccato, e effettivamente nelle cornici un po' di dettagli nero fumo è andato perduto, anche se non sappiamo quanto di questo sia eh, l'originale e quanto frutto di restauro, perché considerate che la, la sistema era stata restaurata più volte, già a partire dal, dalla fine del Cinquecento. E periodicamente c'erano stati restauri, restauri che però fino agli anni 60 del Novecento il restauro non è altro che una ridipintura: cioè i pittori andavano a ritoccare e a ridipingere le parti mancanti, non è che si andava a togliere la sporcizia o a consolidare la parete o a risistemare il colore, si andava semplicemente a, a ridipingere. Quindi effettivamente questo è anche stato uno dei, dei, dei lavori fatti nel restauro, di andare a ripulire, a togliere tutto quello che era stato aggiunto per lasciare il più possibile la parte migrangiolesca. Quindi un lavoro veramente incredibile. Questi sono tutta una serie di dettagli, questo è il ginocchio della figura di... Ah no, forse il profeta Daniele, questo qua, scusate, non è vede. E questa è la cappella Sistina come appare dall'esterno: si trova proprio a metà fra i palazzi apostolici, sulla sinistra, e a destra, dove siamo noi, praticamente sulla cupola della Basilica di San Pietro. E ha un aspetto militare se vista dall'esterno, sembra proprio una, for una fortezza. Questa, perché quando viene realizzata da Papa Sisto IV, tanto si chiama Sistina proprio perché prende il nome sì. da Papa Sisto IV della Rovere, che era un grande urbanista, fa costruire strade, ponti, si preoccupa di sistemare la città, fa cioè, ricostruire quella che era chiamata la Cappella Magna, che era una cappella che esisteva almeno dal 1300 e che era il luogo, diciamo, per eccellenza dove si manifestava il pontefice. E um, questa cappella viene ricostruita da um, Giovanni dei Dolci e Baccio Pontelli. Baccio Pontelli era un architetto militare e da qui l'aspetto militare con un, tanto un cammino di ronda. Successivamente poi il soffitto sarà rialzato, per cui in realtà questa parte qui è un c'è cioè un altro piano, pensate che nel sottotetto della cappella Sistina per un periodo c'erano addirittura le camerate degli svizzeri, quindi effettivamente c'era una camerata militare, questo nell'intercapello nella tra la volta e il soffitto. E questo affresco staccato, che si trova all'interno del Museo Vaticani, rappresenta proprio Sisto IV, con il nipote al centro, il cardinale Giuliano della Rovere, che poi diventerà Papa Giulio II, con eh, gli altri nipoti, eh, il Riario e inginocchiato il Platina. Che diventerà poi il bibliotecario della Biblioteca Vaticana. Questo è proprio eh, un affresco di Melozzo da, da Forlì, che viene poi staccato ed è messo nel, ed è nella, nella Pinacoteca Vaticana dei Musei Vaticani, dove c'è proprio l'incarico dal uh, Pratina di creare la Biblioteca Vaticana, che esiste tuttora e che è una delle più importanti. Ma in realtà l'inizio, diciamo, la creazione della Cappella Sistina è molto diversa. Nel senso che Sisto IV la fa costruire tra il 1377 e il 1000, scusate, 1477 e 1480. Nel mezzo avviene una cosa molto grave, la congiura dei pazzi. Federico, tu ti ricordi? Vediamo se da casa si ricordano le cose della congiura dei pazzi. Io È un me lo ricordo. Eh? Io me lo ricordo. Oh, il libro, devo dirti, una volta Enigma Montefeltro, che era un po' un libro più... Romanzato però sempre sulla congiura dei pazzi. E che e... cos'è questa congiura dei pazzi? Vediamo se da casa qualcuno si ricorda no. Devo, devo aspettare che ci scrivano su, su YouTube. O voi che ti... Intanto questo è un busto che si trova a Washington di Lorenzo il Magnifico, lo si conosce da, dal caschetto e dal mascellone. Era un uomo che aveva dei tratti piuttosto duri, per essere un fine intellettuale, un poeta, una persona di grande la intellettuale, in realtà aveva questo aspetto un po' da bruto. Il 26 aprile del 1478 si trova col fratello nella, nel Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze perché è la domenica di Pasqua e si sta celebrando la messa. Se non che la messa viene celebrata eh, dal, dal Cardinale Riario e, ehm, che era il nipote del Papa che probabilmente era coinvolto in questa congiura e la famiglia dei Pazzi Porta avanti un attentato in vero stile mafioso perché alcuni eh, congiurati vanno a prendere Giuliano sotto casa, lo accompagnano in chiesa, cioè ci sono tutta una serie di figure che fanno in modo che i due fratelli stiano lì e a un certo punto tirano fuori i coltelli, provano a ucciderli. In realtà Giuliano rimane ferito, il fratello minore di Lorenzo, e, e cade, benissimo. Angela ha risposto, che, che, regalo, che regalo diamo ad Angela? Giuliano cadrà ucciso, mentre Lorenzo si riesce a eh, barricare in sagrestia, difeso dai fiorentini, che, a cui tra l'altro le guardie devono sottrarre dalle mani i pazzi e gli altri congiurati, perché li avrebbero fatti a pezzi. Dopodiché i medici si preoccuperanno, <coughs> Lorenzo in particolare, vendicarsi, e eh, se non che eh, addirittura il Papa mette su un'armata per andare a invadere Firenze perché ritiene che vi sia stata un'offesa, eh, perché viene accusato di aver fatto parte, di aver in qualche modo ordito questa congiura, insomma. Fortunatamente nel 1480 arrivano i turchi nel sud Italia e si fa una crociata contro i turchi e quindi Lorenzo e il Magnifico e il Papa fanno pace perché c'è un nemico più importante e, e il risultato sarà che il Papa chiederà, anzi obbligherà Lorenzo il Magnifico a mandargli, ecco questa è la congiura dei pazzi in un quadro dell'Ottocento, eh, eh, diciamo... Ehm, Costringerà eh, Lorenzo a inviargli i suoi più importanti pittori, fra cui eh, Botticelli, che a Roma viene malvolentieri probabilmente, e, eh, Ghirlandaio e Cosimo Rosselli. Già la cappella era stata iniziata da Perugino. Qui vediamo adesso la struttura della, della Cappella Sistina, che questa struttura sembra quasi una fortezza. Come avete letto forse nell'aneddoto, quando Giulio II chiamerà Michelangelo nella Cappella Sistina per proporgli di dipingerla. Gli chiederà che ne pensate, che cosa vi sembra questa, questa cappella? Direi, a me sembra un finile, nel senso che era una struttura effettivamente che non aveva particolari finezze architettoniche, una sala gigantesca, affrescata, sì, certamente, ma che aveva una volta abbastanza, eh, tra l'altro, danneggiata eh, e quindi che necessitava di, di riparazioni. Qui vedete, inizialmente la volta era più bassa, il tetto era più basso. Scusate, e viene rialzato proprio per consentire un maggiore isolamento del tetto perché il tetto ha sempre avuto problemi tant'è vero che vi fu una, 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 una infiltrazione d'acqua che danneggiò, rovinò il soffitto originario prima dell'arrivo di Michelangelo e, ma lo stesso miterangelo dovette faticare alcuni mesi per poter mettere poi in sicurezza il soffitto, cosa che verrà fatta soltanto molto anni, molti anni dopo, per evitare infiltrazioni, umidità e altri problemi. Quindi effettivamente è un luogo di grande difficoltà. Questa è la sezione, per, vedete, vedete che in realtà è un edificio molto più alto rispetto poi alle dimensioni della, della cappella, da, dal pavimento fino alla volta, qui sono eh, poco più di 20 metri, quindi effettivamente è un ambiente molto, molto grande. E qui è come appariva prima dell'intervento di in Michelangelo. Il soffitto era un cielo stellato blu, dipinto dal pittore Pier, Mart Pier Matteo d'Amelia, e con tutta una serie di, di stelle. è una volta policentrica, quindi c'erano diverse, eh, diciamo, diverse eh, volte una accanto all'altra, quindi quattro volte una accanto all'altra, con eh, in qualche modo. Una teoria di stelle di cui c'è un disegno. Questo disegno è conservato agli, uffici, agli uffizi, alla galleria degli uffizi, nella galleria delle stampe. Non si conosce benissimo il significato di questo cielo stellato. Probabilmente doveva essere o l'oroscopo di Sisto IV o avere una certa simbologia astrale. Questo in realtà non lo conosciamo perché, come vedete, non è nemmeno ben conservata Questo disegno, comunque, la, la volta della Sistina era così: era blu. Con quel bel blu lapislazzulo, con delle stelline dorate. Il blu e l'oro erano colori regali, anche perché il blu, quel blu lapislazzulo, era un colore molto costoso, costava anche più dell'oro. E chiaramente l'oro che rifletteva la regalità del luogo. La cappella Sistina aveva poi delle dimensioni, e le che ha tuttora, che secondo la tradizione erano le stesse del Tempio di Salomone, cioè il Tempio fatto costruire a Gerusalemme da dal da re Salomone e che quindi in qualche modo aveva anche una sorta di valenza magico-simbolica, quindi era un luogo di culto, ma era anche un luogo eh, che in qualche modo incarnava la fede stessa, intesa come il patto fra Dio e il popolo eletto, proprio nel senso anche dell'Antico Testamento in qualche modo. Quindi da qui si spiega anche il fatto che Michelangelo <coughs> si rifarà a tutte le scene dell'Antico Testamento quando andrà a fare la volta, anche se qui pure c'è da fare. Un po' il punto della situazione, perché mh, quello che per anni si è continuato a ripetere probabilmente non è poi così vero. Dicevamo e io purtroppo, per questioni di tempo, non, non possiamo vedere tutti gli affreschi eh, de, de, de la, della parte delle, delle parti laterali che, come vedete, sono, ce ne sono. Sono sei scene per lato, due sul lato corto, quindi eh, sono eh, diciamo eh, 14. E vennero altre tre sulla parete, dove poi Michelangelo, anzi, due più un'altra un eh, al centro, l'Assunzione della Vergine. Ehm, scene che poi Michelangelo coprirà quando farà. Eh, a metà del Cinquecento, il giudizio universale. Le due scene principali che si trovano al lato del giudizio sono la, il viaggio di Mosè in Egitto con la circoncisione del, del figlio di Mosè, quindi il, il rito nel quale si entra all'interno dell'ebraismo, del, dell e eh, proprio di, di fronte, eh, sempre del Perugino, il eh, battesimo di Cristo. Quindi, sono i due momenti iniziali delle due principali religioni. Um, il parallelismo tra l'ebraismo e il cristianesimo continua per tutta la cappella, con um, episodi della vita di Mosè da questo lato e episodi della vita di Gesù dall'altro, dove uh, a, Perugino poi subentrerà. Botticelli e poi Ghirlandaio. Questo anche per sveltire un pochino i lavori, tant'è vero che in circa due anni poi verranno finiti questi affreschi perché c'è un team di diversi artisti, i più importanti artisti di quell'epoca. Andiamo avanti, perché eh, noi pensiamo a Botticelli, pensiamo agli uffizi e ai milioni di eh, visitatori che, che ogni anno si recano agli uffizi, praticamente principalmente soltanto per vedere. Eh, Botticelli. In realtà nella cappella Sistema ci sono tre grandi, grandissimi, e sono eh, questo con eh, la, la, Mosè con le figlie di dietro e il roseto ardente. Qui sulla sinistra si vede eh, Mosè davanti, inginocchiato davanti a Dio che gli compare sotto forma di un roseto ardente, e poi Mosè che comincia a portare via gli ebrei fuori dall'Egitto. al interno ci sono poi una serie di figure. Si riconoscono tra l'altro queste figure bionde che sono del tutto simili alla pena del Botticelli, forse anche qui. Michela, eh, Botticelli si ispira alla Simonetta Cattane, che era la sua, la sua eh, modella d'elezione un particolare di questi affreschi che, in, cui, in cui abbonda eh, di nuovo la doratura queste sono le foglie della rovere perché il cognome di Sisto IV era della rovere ed è anche sul loro stemma e quindi Botticelli riprende il tema araldico anche all'interno della decorazione queste ghiande del rovere sono eh, di cera dorata e sono tridimensionali, quindi hanno proprio un effetto 3D, nel senso da vicino dal vivo non si vedono benissimo e anche che la duratura sia un po' scialbata, ma effettivamente appena fatto dovrà risultare abbastanza visibile e quindi per creare proprio questo effetto illusionistico della realtà. Dall'altro lato, dopo le tentazioni di Cristo di Botticelli, c'è quest'opera del Ghirlandaio. Ghirlandaio è importante perché eh, era stato il maestro di Michelangelo, Anzi, lo, quando, viene, quando viene fatto questo affresco, Michelangelo è bambino, ha ah, ah, cinque anni, sei anni, eh, ma eh, qualche anno dopo, eh, Michelangelo va per due anni a bottega da Ghirlandaio, eh, da Domenico Ghirlandaio, il quale eh, tra l'altro pare che lo allontanasse proprio perché era geloso di questo, artist, di questo allievo cos così pieno di talento. E ehm, Vasari dice addirittura che Ghirlandaio spacciava i suoi disegni per... I, i disegni di Michelangelo per i suoi um, quindi non correva buon sangue tra i due poi Michelangelo entrava nell'Accademia dei Medici per, eh, di, diventando scultore quindi abbandonerà la pittura però lavora probabilmente eh, nella Cappella Tornabuoni Prova Santa Maria Novella affrescata dopo aver fatto gli affreschi della Sistina, Girandaio torna a Firenze e farà questo, questo lavoro. Tra l'altro ci sono moltissime molte altre cappelle oh. e altri lavori fatti da Girandaio. Vedete come ha colori eh, rispetto per esempio a Botticelli, ha dei colori più intensi, ci sono, eh, le figure sono messe in maniera un pochino più ordinata e fra l'altro questo paesaggio così... Eh, ha una, una prospettiva abbastanza spinta e da eh, diciamo, è meno decorativo rispetto a, per esempio, all'arte di, di Botticelli. Sono delle caratteristiche in cui è abbastanza interessante. La cosa interessante di questi, di questi affreschi è che sono poi pieni di crittogrammi. Tu lo sai, Federico, cosa sono i crittogrammi? Sono dei messaggi cifrati attraverso, non lo so, attraverso immagini. Bravo, ci sei arrivato, vedi, ogni tanto vedo dai delle soddisfazioni, dopo tanti anni... E eh sì, i crittogrammi sono delle, lo dice la parola stessa, criptos vuol dire nascosto, come le criptovalute, che uno le, le compra e poi non sa dove finiscono, <ride> E per quello si chiama criptovalute, perché poi uno quando le va a cercare non le trova. E Gramma, che appunto eh, vuol dire disegno. E quindi sono delle immagini eh, che eh, hanno un messaggio nascosto. In questo caso il fanciullo con la, con la ghirlanda che si trova qui in fondo a sinistra, ve lo faccio vedere, sta qui. È la, una firma nascosta di ehm, Irlandaio, perché non vengono firmati questi affreschi, soltanto un'opera di, di Stato perugino firma uno degli affreschi, ma gli altri non erano firmati. La, la donazione del bambino era firmata da. da, da, da... Perugino e quindi il fanciullo con la ghirlanda è una firma, diciamo, ghirlanda Mentre sulla destra è un altro affresco, quello del vitello d'oro, dalla parte opposta, dove c'è questo vasetto con la pittura rossa che è la pittura di la firma crittogrammata di Rosselli. Fra l'altro, negli affreschi si trova anche un cagnetto, un cagnolino bianco. Tu ti piacciono i cani, Federico? Le nostre signore sicuramente avranno. Eh, signori, sono abbastanza. Tu sei canaro o sei gattaro? Entrambi, mi piacciono tutti e due. Gli e qui vedete c'è un cagnetto bianco, il fanciullo che se lo porta via, poi il cagnetto ritorna qui nell'angolo e poi insomma c'è sei volte in tutto questo cagnetto. Questo è il cagnetto di Cosimo Rosselli che se l'ha portato questo cagnolino bianco. Immaginate le impalcature, il cagnoletto che andava su e giù e quindi gli artisti cominciarono a infilarlo nel, negli affreschi. In fondo, dove ci sono gli affreschi forse più importanti... C'è la punizione di Datan Abinon e Core, in cui c'è anche rappresentato Sisto IV sotto forma come se fosse Mosè con il fratello Aronne e con la tiana papale. Quindi c'è proprio in questo caso l'idea del papato come, suprema, eh, come supremo sacerdote del cristianesimo, ma in generale del, 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 colui che conserva e preserva il patto con Dio. E dall'altra parte troviamo... <coughs> Eh, questo bellissimo di Perugino con la consegna delle chiavi. All'interno della consegna delle chiavi vi sono una serie di personaggi, fra cui sulla destra questi due sono gli architetti. Sono effettivamente, molto probabilmente, ehm, Baccio Pontelli e Giovanni De Dolci. Eccoli qui, li vedete con la squadra e col compasso che sono con il cappello d'architetto, che sono diciamo, eh, i due che effettivamente la cappella l'avevano costruita. E questi sono ritratti che hanno una somiglianza fotografica, probabilmente, e quindi è anche un modo per celebrare questa opera. Eh, la, una delle cose grandiose de, dell'arte del 400 e 500 è che ci sono più livelli di lettura e più significati che non sono in contrasto fra di loro. Una delle domande che spesso uh, si fanno davanti ci si fa o viene fatta, esempio se si ha una guida, un professore, davanti a un'opera d'arte è, ma che vuole dire? Qual è il significato? La maggior parte delle volte in un tour guidato, in una lezione, gli si dà un significato, si spiega in questo modo, che personalmente lo ritengo il modo, modo di approcciare molto sbagliato, perché l'opera d'arte è tale non perché ha un significato, perché altrimenti non avrebbe differenza rispetto a un messaggio scritto o a, una, a un qualsiasi altro mezzo di comunicazione. L'arte ha una sua, un suo spessore, una sua profondità, una ombra, un'opacità, ha una, un, una, come posso dire, una pluralità di significati diversi. E che per, non, 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 non sono in contrasto fra di loro, uno stessa rappresentazione, uno stesso oggetto, uno stesso soggetto, possono voler dire più cose contemporaneamente che magari si complementano anche, e un significato non esclude l'altro. Certo, ci deve essere poi un fondamento: non è che ognuno può vedere quello che vuole nell'arte, come a volte succede. Questa è la, la fresca che vi dicevo prima di Botticelli, dove c'è scritto: anche su questo bellissimo arco, Botticelli viene. Colpito dalle architetture romane quindi crea questo grande arco trionfale dove c'è scritto in latino nemo simmi, sibi assumat Onorem nisi vocatus sadeo tanquam aron che ovviamente te dico comprende benissimo il, il latino dell'iscrizione del rinascimento vuol dire nessuno si assuma questo onore se non chiamato da dio così come lo fu aronne in questo caso aronne che è rappresentato qui dietro a Mosè, Mosè in primo piano che sta mandando all'inferno letteralmente eh, Data, Nabilon e Core che avevano provato a, eh, a lapidarlo, qui c'è il tentativo di lapidazione delle pietre e Mosè che si deve difendere, e poi dietro c'è Aronne, Aronne che è proprio il ritratto di Papa, Giulio, eh, di Papa Sisto IV del della Rovere, quindi è un monito contro le eresie. Ora, quando si studia la pittura... Gli, gli, gli cicli di affreschi nelle chiese soprattutto medievali ma anche rinascimentali, cos'è che sempre viene detto cos'è che ci dicono sempre ci dicono sempre che, che cos cosa sono gli affreschi nelle chiese sono la Bibbia dei delle persone che non sanno dice pure sempre Alberto direi, Angelo dice sempre questa cosa del popolo è un po' sono un po' quelle frasi fatte come che la storia la scrive, scrive i vincitori che non vuol dire nulla gli analfabeti. È e No, dei poveri, sì, anche no. gli alfabeti, ma è particolare la Bibbia dei poveri, cioè persone che non avevano istruzione, che non potevano leggere, attraverso questi affreschi comprendevano la storia sacra. In realtà, ehm, questo è vero per molti cicli medievali, dove tra l'altro ci sono didascalie, dove è tutto ben spiegato, è vero ancora in parte nel Rinascimento, assolutamente non è vero per la Cappella Sistina. La Cappella Sistina non è. La, la Bibbia dei Poteri è un luogo in cui c'è una grande complessità di significati teologici, dove le figure sono rappresentate per parlare non al popolo che era ammesso, ma anche soltanto in una piccola porzione, la parte pubblica della Cappella Sistina, è questa eh, prima della Transenna. Questa parte qui sono solo due campate, ce ne sono vedete, altre quattro, quindi due terzi della Cappella sono destinate al clero. Quindi questa è una Cappella i cui affreschi devono parlare a eh, teologi, cardinali, eh, ambasciatori, gente di cultura, quindi effettivamente... Eh, questa non è la Bibbia dei poveri è invece una sorta di commentario teologico estremamente raffinato questo è il dettaglio del ritratto vedete Mosè e Aronne sono rappresentati praticamente identici eh, vedete che Aronne indossa la tiara, quindi che è identificato col Papa ed era chiaramente riconoscibile e identificabile col Papa e se si conosceva la storia si capiva benissimo che il monito era quello di non minacciare l'autorità del Papa il Papa è un'autorità eh, una spirituale assoluta che non può essere contrastata. Poi sullo sfondo dietro l'arco c'è anche, ci sono queste navi, ce n'è una che porta su. Federico, la vedi questa bandiera bianca col giglio? Sì. Okay. Questo è il giglio, che cosa rappresenta? Firenze. Bravo, è il giglio di Firenze. E questa è invece la visione che avremmo dal, uh, dalla cantoria, che è il luogo dove uh, si mettevano i cantori. E ehm, poi alla fine della visita vi faremo sentire anche un breve concerto: eh, nel, un brano da un concerto nella Cappella Sistina che viene regolarmente utilizzato anche per, per diciamo, concerti privati. E qui, fra l'altro, durante i restauri sono stati trovati anche dei graffiti, fra cui questo di Josquin Pre che era un importantissimo musicista del Cinquecento. Fra l'altro, era il musicista preferito da Martin Lutero, che, diciamo, e che, però, per uno o due anni è stato il maestro della Cappella Sistina. Quindi, effettivamente, ha lavorato per il Papa. E qui, eh, nonostante fosse uno dei più grandi musicisti del suo tempo, eh, all'interno di questa cartoria ci mette la firma, un po' come fanno i Vandali oggi. In realtà, questa cosa delle firme è una cosa. Eh, che non molti sanno, ma che era eh, una, non era un'abitudine, era proprio un must tra i visitatori del eh, fino ai visitatori dell'Ottocento, ancora all'inizio del Novecento. Se lo fate oggi vi arrestano perché è un reato gravissimo. Cioè, ehm, ci sono delle pene salatissime, però. E adesso qui vi faccio salire fino ancora, penso all'inizio del Novecento, ma sicuramente per tutto il Settecento e parte dell'Ottocento. I visitatori che Prima Cappella Sistina potevano salire su questa balaustra attraverso le finestre. Qui siamo praticamente a 12 metri, 14 metri, siamo molto in alto. E eh, per vedere da vicino gli affreschi, perché immaginare gli affreschi non c'era luce elettrica, eh, bisognava quindi affidarsi alla luce del sole, e poi diciamo. Non erano molto più scuri come abbiamo visto, e quindi si poteva salire sopra, fare il giro in alto e vederli da vicino. E qui si trovano. Questi sono gli sguinci delle finestre, cioè la parte interna delle finestre. Vede, ci sono le firme dei visitatori che eh, negli anni, 1827, si legge chiaramente, eh, sono saliti per fare questo percorso e ci hanno lasciato la firma. Tante firme si trovano anche. Colosseo e tanti altri monumenti. Colosseo ce n'è una gigantesca, famosissima, di Hubert Robert, che è un grande pittore eh, francese di rovine, di capricci. Insomma, vi faccio vedere questa... Questa è una piccola chicca, un piccolo segreto. Questa è una cosa che non sa nessuno in realtà del, delle firme, degli squinci. Ed è, è molto interessante, se non fosse per questa riproduzione virtuale, insomma, sarebbe difficile arrivarci. fra l'altro, da questo lato, adesso questi sono i condizionatori che tengono l'aria e l'umidità a bada. eh Non ci sono domande, vero? Possiamo proseguire? Sì, per sì. ora sì, possiamo proseguire. Ok. E veniamo adesso a Michelangelo, perché Michelangelo accetta quindi di, di realizzare la, la volta della cappella, che inizialmente il Papa gli chiede di rappresentare gli apostoli. Perché? Perché la cappella sistina, il progetto era quello di rappresentare il, eh, in qualche modo eh, la religione. Perché è chiaramente il simbolo del, del, del papato, per cui abbiamo Mosè e, e Gesù Cristo, quindi l'ebraismo e poi il cristianesimo, quindi la prima promessa, il patto tra Dio e il suo popolo, e poi la rinnovata promessa con la venuta del Cristo, e poi in alto c'erano i papi, quindi la Chiesa. E quindi come com creare questo, uh, questo soffitto? Beh, creando l'anello mancante fra uh, i papi e, e Gesù e Mosè, quindi gli apostoli. Michelangelo, però, questo soggetto non piace. Ora, c'è un'opera pubblicata recentemente eh, da, scritta da un monsignore americano, che però è canonico della Basilica di Santa Maria del Fiore, vive in Italia da 50 anni, uno storico dell'arte molto conosciuto e apprezzato. Timothy Verdan, il quale ha, ha scritto questo tomo, non so se lo vedete, sono accidenti, sono quattro volumi. In cui c'è tutta la Cappella Sistina spiegata non eh, come viene spiegata normalmente nei manuali di storia dell'arte, ma con un commento puntuale rispetto alle eh, scritture, e quindi l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, e anche le, diciamo, il modo in cui eh, diciamo, il catechismo della Chiesa eh, appariva e, e le abitudini anche di. Eh, diciamo eh, eh, teologiche, ma anche diciamo, di, rituali dell'inizio del Cinquecento, proprio per collegare la, la, la volta della Sistina alla eh, pratica, all'uso che poi se ne faceva. E quindi è molto interessante perché Verdon per, eh, 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 critica il fatto che secondo. Lo, Scusate, secondo la maggior parte della, della critica, a partire uh, da Vasari, ma anche diciamo, da, dai contemporanei, l'ideazione sarebbe completamente di Michelangelo. In realtà, secondo lui, l'ideazione è eh, frutto di. Un'indicazione uh, più complessa da parte dei teologi e poi il trentenne Michelangelo chiaramente la interpreta a modo suo. Comunque sia, mh, tradizionalmente si tiene che Michelangelo abbia suggerito questo um, questa soggetto: di creare la creazione, poi profeti e Sibille, e, da ultimo episodi dell'Antico Testamento. Uh, questo riflette un Un'abitudine, se vogliamo, del, del, del rinascimento non è soltanto eh, esclusiva della Cappella Sistina, ma in qualche modo eh, vuol dire fare un passo indietro e partire proprio dall'inizio, quindi dal, dall'inizio, dal progetto che Dio ha per l'uomo con la creazione del mondo. Miraggio però si trova ad avere delle difficoltà enormi, perché innanzitutto eh, non si considera un pittore, in secondo luogo, <coughs> L'affresco è una tecnica abbastanza complessa. Qui vedete in questo, eh, in questo disegno c'è l'impalcatura, quindi bisogna fare l'impalcatura. Dopodiché eh, si fa un disegno sul muro, questa è una sinopia, che viene fatta di solito con un gessetto rosso che si chiama che appunto che viene dalla sinopia, quindi si chiama così eh, questa specie di, di prima prova. E poi si faceva l'affresco, eh, eh, diciamo, <coughs> eh, intonacando. Il, la parete. L'affresco doveva essere dipinto eh, all'interno, entro la giornata, perché non è che si poteva eh, poi andare a rifare sopra, per cui veniva diviso in giornate eh, il lavoro, si eh, dividevano i dettagli, per esempio le teste venivano assolutamente fatte in un giorno di lavoro, il corpo in un altro giorno e così via. In totale la cappella Sistina alla volta è stata fatta in 520 giornate di lavoro, quindi è vero che Michelangelo comincia nel 1508 e finisce alla fine del 1512, però in realtà vi lavora soltanto poco più di un anno. In particolare, tra il primo anno e mezzo, quasi due anni, e poi l'ultima parte c'è quasi un anno di, di intervallo, e praticamente non lavora. Quindi eh, comincia eh, il, le, a lavorare: il primo problema è l'impalcatura, perché per arrivare là sopra bisogna fare un'impalcatura costosa che avrebbe richiesto tempo. E quindi Bramante suggerisce di fare delle, de, dei fori e di eh, ancorare la, la volta alla... Ehm, scusate, di ancorare la volta alla... Alla cupola, scusate, alla volta, facendo dei fori, due 300 fori, e mettendo delle corde. Le corde vengono acquistate, non sappiamo se vengono utilizzate, perché poi Michelangelo le regala a uno dei suoi garzoni, il quale vendendole ci farà la dote per la figlia. Quindi dovevano essere parecchie corde. Se non che Michelangelo litiga con Bramante, e i due si odiano, Addirittura accusa Bramante di essere un ladro, Bramante stava. Costruendo la Basilica di San Pietro all'epoca, e eh, ricostruendo, cioè stava demolendo quella antica, tanto vero che lo chiamavano Maestro Ruinante. E ehm, alla fine, Mirangio decide di costruire un'impalcatura sospesa che utilizzava le buche pontaie. <coughs> Vediamo se qualcuno a casa sa cosa sono le buche pontaie. Allora. Chiediamo l'aiuto del pubblico, vediamo sia su Facebook che su Spesso nelle torri medievali, nelle mura medievali, sì. nelle pareti in mattone medievali, ci sono dei fori regolari che, tutti, che vengono di solito utilizzati dai piccioni. Mo, sia i piccioni che anche molti turisti pensano che gli italiani amino così tanto i piccioni da costruire delle piccole case nelle loro architetture per i piccioni. In realtà non sono per i volatili, anche se magari i piccioni ne sono convinti, ma sono. Eh, Guarda, Giada, è... scusa se ti interrompo. Giada dice buche, buche è, posto, posto. Posto. è vero, sono in pratica delle, 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 delle buche per fare i ponteggi, in realtà. Cioè, anziché costruire l'impalcatura da terra, si mettono delle travi in questi fori che vengono lasciati appositamente e con delle pedane. Si può in questo modo utilizzare una scala per salire e poi, mano mano, salire con l'impalcatura, senza dover creare un'impalcatura che parta da terra. È l'equivalente del nostro braccio meccanico, che fra l'altro ormai in quasi tutti i paesi del mondo si utilizzano delle impalcature mobili. Invece in Italia ancora utilizziamo i tubi innocenti, per cui ci piace impacchettare i condomini. Adesso che c'è stato il bonus, no? che noi abbiamo del condominio impacchettato per un anno, con questi tubi. In realtà adesso non si vedono quasi più, si mettono quelli mobili e basta, non si deve fare un'impalcatura che, che costruita. Comunque, ehm, qui vedete questo modello digitale: vedete che l'impalcatura in realtà era soltanto per metà della cappella e fra l'altro era soltanto in alto, ci si arrivava con una scala ma non c'era nessun supporto da terra perché utilizzava queste buche nelle pareti quindi si sorreggeva effettivamente utilizzando dei fori nella parete successivamente poi questa invece è l'altra impalcatura quella utilizzata per la, per, la, per la parete poi invece sarà diversa e vediamo adesso non li vediamo tutti Michelangelo quando inizia inizia con uh, una serie di, uh, e qui adesso mi vado, mi, mi vado a prendere questa lettera. Um, eh, Mirageo comincia con molte difficoltà almeno 5-6 assistenti che però dopo un po' manderà via probabilmente ne resta con 2-3 assistenti ora la storiografia nell'800 ha creato questo mito del Michelangelo titano che fa tutto da solo in realtà è vero che inizialmente l'idea di Michelangelo è quella di fare i cartoni quindi disegnare su carta in scala e poi con la tecnica dello spolvero cioè facendo dei forellini nel cartone e facendo Trasferire come i trasferelli i disegni sulla parete, dare indicazioni agli allievi perché le eseguono, chiaramente sotto il controllo del maestro. Si rende conto però, dopo poche settimane che il lavoro non gli piace e che, tra l'altro, ci sono delle muffe, tant'è che poi, eh, grazie al, 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 all'arrivo di San Gallo, che è il suo amico, e che eh, abita, fra l'altro, in quegli anni e si occupa anche della costruzione della Basile di San Pietro, eh, Diciamo, lo, lo consiglio e lo aiuta per, per risistemare la volta. Michelangelo, fra l'altro, userà una malta utilizzando la pozzolana e non la sabbia, una malta molto più difficile che asciuga molto più eh, i colori, quindi deve anche rivedere le proporzioni. Perché una cosa che noi non consideriamo è che nel Rinascimento gli artisti non è che. Come nell'Ottocento, adesso aprono il tubetto di colori e dipingono. No, dovevano prendere le polveri e dovevano farsi i colori, e, insomma, era abbastanza complicata la cosa. Era, bisogna anche avere conoscenze di, di diciamo, di, di, di come tecnicamente saper mescolare i colori e saperli fare, perché quella era una parte importante. E quindi Michelangelo utilizza, tra l'altro, delle tinte particolari e utilizza un eh, intonaco particolare. Eh, il tonachino, diciamo, l'ultima parte, la prima parte in tonaco è l'arriccio che è la parte più eh, densa. Su questa va, viene messo il tonachino che è appunto la parte più sottile. L'affresco non è semplicemente una pittura murale, eh, diciamo che poi si asciuga, avviene proprio una sorta di sublimazione. Per cui c'è cioè una reazione chimica per cui il colore diventa tutto uno con l'intonaco. Quindi, anche se viene graffiata la, la, la superficie, rimane tra l'altro nonostante l'umidità i danni. Ci, ci fu anche un'esplosione che ha danneggiato in parte la volta. Ehm, in realtà eh, la cappella di Sistema ha tenuto benissimo, proprio perché Michelangelo usa la Pozzolana e non la sabbia, e quindi molto più resistente, anche se molto più, diciamo, ehm, avida d'acqua. E proprio, eh, diciamo, eh, all'inizio di questi lavori, mentre lui sta lì in piedi a dipingere, tra l'altro sfatiamo un altro mito, si pensa sempre che Michelangelo stesse, diciamo, praticamente per le volte sulla schiena. In realtà, Colalucci poi lo testimonia, fra l'altro, se vi interessa, Colalucci ha scritto un bellissimo saggio, che questo qui, io e Michelangelo, dove ci racconta della sua esperienza con Michelangelo. Poi dopo ho anche tutta una serie di libri da farvi vedere. E ehm, Michelangelo eh, diciamo, si lamenta di questa posizione che lui ha. Perché? Perché una volta licenziati i primi aiuti, mantiene forse un paio per fare i colori e per preparare l'intonaco e poi per fare le cornice, le parti meno rilevanti. Eh, scrive questa poesia che adesso vi leggo, è in una lettera a un amico, tale Giovanni da Pistoia, e vede che c'è proprio il disegnino di lui che sta lì appeso a una mano eraginita. Io ho già fatto un gozzo in questo stento, come fa l'acqua a Gatti in Lombardia. Ovvero, d'altro paese che si sia, che a forza il ventre appicca sotto il mento e quindi sta lì, no? come, come quando i gatti si arruffano la barba al ciel e la memoria sento in sullo scrigno il petto fo d'arpia, quindi col petto che gli, gli viene rincavato, e il pennello sopra il viso tuttavia mi fa mergocciando un ricco pavimento, e qui si legge chiaramente, no? Mi Me fa cocciando un ricco pavimento, e cioè come quei pavimenti veneziani con tanti colori, questo colore che gli cadeva in faccia sulla barba gli faceva come un pavimento colorato, e poi continua lamentandosi e finisce, difendi ormai Giovanni e il mio onore non sendo il loco buon né io pittore, cioè il posto è terribile perché era umido, perché non si asciugava mai. E dall'altro, io non sono un pittore, Michelangelo non si considera un pittore, si è sempre soltanto considerato uno scultore. Fra l'altro, io adesso qui non la trovo. Queste sono le poesie di Michelangelo, che ha scritto oltre 300 poesie, e ce n'è una contro i pistoiesi, che però io adesso non trovo. Ah, eccola qua, contro i pistoiesi. La vuoi sentire? Dice Tra l'altro ci sono alcune persone da Pistoia che... Scendenti da Caino... Ma questo è Michelangelo, amico, io non c'ho niente sì, di i sì. pistoiesi, anzi. Anzi, dici, dici... Tal provi faccia la natura identico il cibo al corpo quando gli è pasciuto. Io pur che io vi lasciai saputo che Cain fu dei vostri antecedenti. E poi com'è che dice? Bendi Fiorenza, tu mi sei la sola... Vabbè, ce l'ha contro i Pistoiesi, non so perché ce l'ha contro i Pistoiesi, comunque <ride> è interessante queste cose del campanilismo. Ora, Michelangelo in realtà comincia a dipingere gli affreschi non dalla parete, diciamo, dove adesso c'è il giudizio, quindi non da qua... Dove c'è la creazione, dove comincia quella nostra storia, dove c'è il profeta Giona con questa specie di mutandone, questo pesce gigante che insomma, simboleggia Giona simboleggia il Cristo perché per tre giorni sta all'interno di questo pesce gigante e poi riemerge vivo. Ed è una figura gigantesca, enorme rispetto a quella dell'altro profeta, che credo sia Zaccaria, che è stato l'altra volta, che vedete piccolino su questo trono. Questo perché Michelangelo comincerà dalla parete, dalla parte verso l'uscita. E ci mette quasi due anni per fare questa parte, che è effettivamente estremamente ricca di dettagli. La prima, Una delle prime scene è questa qui col diluvio, che è quasi tutta di allievi, in realtà, tranne un paio di figure, la maggior parte sono state dipinte dagli allievi, e poi vedete che anche ci ne manca un pezzo. Questo perché questa parte crollò nell'Ottocento, quando ci fu un attentato a Castel Sant'Angelo, venne fatto eh, saltare in aria eh, la, la polveria di Castel Sant'Angelo. Uh, Venivano fatte saltare delle polveri e ci fu un boato che praticamente danneggiò la volta, e quindi questa è rimasta, è rimasta così. Um, e Quindi, in qualche modo, si va: Michelangelo procede al ritroso e già ad occhio nudo si vede che le figure da questo lato, del lato est, sono molto più um, eh, piccole. Rispetto a quelle del lato ovest, un po' perché Michelangelo, vedendo una volta tolta l'impalcatura, fa una pausa perché si deve smontare l'impalcatura e rimontarla un'altra metà. Eh, vede che le figure lui le voleva più importanti, più grandi, non gli piacevano così piccole, e poi perché si era stufato, voleva finire, non ce la faceva più, aveva paura che il Papa non lo pagasse. Tant'è vero che Michelangelo, fino al giugno, al giugno del 1511, quando ritorna il Papa da Bologna. Non mette mano agli affreschi, aveva finito alla fine dell'anno prima, quindi effettivamente non ci mette mano perché non era sicuro di essere pagato, c'è sempre questo problema che il Papa non lo paga, perché il Papa aveva debiti enormi, stava costruendo la basilica di San Pietro, aveva tutta una serie di, eh, diciamo di eh, altri impegni, tra cui la guerra. Si diceva che Giulio II fosse più, eh, avesse più familiarità con la spada che con, ehm, che con il turibolo, quello per, per, come si chiama, per, per, per incensare. Come si dice l'incensorio, l'incensatorio? Il turibolo per incensare, come si chiama in italiano? non mi viene da ridere. Eh... Non so che non lo so, non mi viene in mente. Non hai fatto il chirichetto? No, quello lo lascio a te. Io faccio... E che da un buon che e, 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 noi però seguiamo invece la creazione, dove c'è questo Dio che è un vecchione con la barba, che era un'immagine già accettata e canonica, e che ha questo pigiama rosa. Ora, questa è un'altra cosa, perché rosa? Perché Dio ha il pigiama rosa? In realtà il rosa nel 400 e nel 500 era il colore per eccellenza, il rosso, il rosa. Degli uomini, i maschi portavano dietro rosa l'azzurro, quell'azzurro e lapislazzo, era un colore soprattutto da donna, l'esatto contrario di quello che poi l'industria dei bebè maschi e bebè femmina ci ha imposto tra 8 e 900. E vi sono le prime tre scene: sono la creazione, vediamole dal. Eh, sono, diciamo, la, questa è la prima, la, la separazione della luce dalla tenebra. E poi la creazione insomma, dei pianeti e delle piante e che qui vedete in quest'altro riquadro. E poi da ultimo la, ehm, la creazione di Adamo. Rivediamolo un attimo qui nella, nella volta 3D. Ci dobbiamo portare un po' più avanti oltre la balaustra. Apriamoci sopra. Tra l'altro, qui le scale non sono perfettamente parallele. Perché questo è dove va il trono del Papa. Aspettate che adesso carica. Questo è dove va il trono del Papa, in quest'angolo. Ecco perché c'è questo spazio rettangolare. Andiamo qui sopra e vedete che ci sono queste tre scene: Dio che separa la luce dalla tenebra, la, la, separa, la creazione dei pianeti, e dall'altro si, si vedono le tebre, si vede il sedere di Dio. Per cui Michelangelo fa il, il posteriore di, di, del Padre Eterno che svolazza sopra la testa del Papa. E forse in questo c'è anche un po' di ironia, non bisogna dimenticare che Migangelo probabilmente nella sua accredina verso il Papa, forse sotto sotto ha questo rapporto di amore ed odio, quindi gli fa forse anche questo volutamente. C'è poi, eh, qui sono i primi tre riquadri, eh, la creazione, qui vediamo soltanto il Dio che crea, non vediamo creature, ma qui sta creando gli animali, insomma. E poi la creazione di Adamo. I, ehm, i riquadri sono circondati da queste figure di nudi. E um, eh, che sono 14, se non sbaglio, non sono di più, 1, 2, 3, 4, eh, 8, 12, 16, 20. E um, che sono proprio una galleria di nudi. Eh, che ricorda in qualche modo gli nudi anche che sono presenti nel Tondo Doni, che non a caso è un po' una prova generale per la Sistina, perché ci sono elementi molto simili. È la Sagra Famiglia realizzata appunto per Agnolo Doni, che si trova agli Uffizi. E adesso li vediamo con maggiore dettaglio, perché sono veramente straordinari questi nudi e sono anche un po', come posso dire, ci danno anche un po' di... Ehm, eh, da pensare, perché effettivamente qual è il significato di queste figure di ignudi che stanno così eh, a fare da, da guardiani a queste figure. E al centro poi troviamo eh, la, la più significativo quello con la creazione di Adamo, anche qui ignudo, con una licenza poetica importante, perché eh, nella Bibbia, il testo biblico recita proprio che eh, Dio forgia eh, il, eh, la figura dell'uomo, Nell'argilla, e poi eh, gli dà l'alito, la respirazione e la vita. E invece, eh, in questo caso, noi troviamo le due dita che si avvicinano ma non si toccano. In parte questa parte è stata in parte rifatta perché c'erano delle crepe anche vistose, quindi questa è stata dovuta rifare. C'è circa una di, distanza di circa due centimetri, e vedete che Adamo sta qui adagiato su un paesaggio che non ha macrofio d'erba. Cioè questo è un prato, un verde, che disegnerebbe un bambino di, di tre anni, perché effettivamente non c'è... Michelangelo non ha nessun interesse per il paesaggio. Mentre i quattrocentisti creano architetture, piante, allegorie, Michelangelo zero, proprio tutto concentrato sulla figura umana, perché lui si ritiene scultore anche nel momento in cui dipinge, tant'è vero che sostiene che lui dipinge a forza di levare e non di mettere, e in questo effettivamente questa pittura essenziale che si concentra sulle figure è un grande conoscente dell'anatomia questo lo si vede benissimo come riesce a modulare i corpi e vede che c'è questa figura di dio che è svolata so, 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 supportava dodici angeli che tra l'altro hanno alcuni hanno hanno fattezza di putti cioè questo che sembra quasi una donna o comunque molto femminio, sono un po' queste figure di spiritelli fiorentini, nell'architettura fiorentina e nella pittura fiorentina, ma anche nella scultura già da Donatello, eh, c'erano queste figure che erano in realtà, eh, rappresentavano angeli, ehm, angeli cristiani, o giudaico cristiani, ma in realtà avevano la forma di, eh, di, di geni... Eh, eh, pagani, quindi erano ispirati dall'architettura pagana, con queste piccole figure di eroti o genietti che popolavano le architetture e gli affreschi dell'antichità e che nel 400 già si conoscevano bene. Um, questi spiritelli, come li chiamano a Firenze, eh, sono angeli apteri. Che vuol dire aptero? Vediamo chi lo sa. Sicuramente qualcuno lo sa. Ah, qui qualcuno ha scritto carbonazione. Sì, la carbonazione è questo processo che avviene tra eh, il, il colore e l'intonaco. E quindi crea questa resistenza particolarmente lunga. Che cosa vuol dire aptero? Non lo dici mai a un semaforo uno ti taglia la strada e dici aptero? Vuol dire privo di ali, no? brava, abbastanza, ecco, abbiamo trovato, vedi che preparatissima la nostra signora. E quindi questa idea di rappresentare gli angeli apteri è anche caratteristica, ed è un elemento molto fiorentino però, anche Botticelli realizza gli angeli che sono in realtà delle figure androgine e che non hanno in realtà quelle ali, d'uccello che poi vedremo ancora nel Seicento. Andiamo avanti, questo è uno dei tanti disegni, ora qui si dovrebbe aprire un capitolo, se volete approfondire... È uscito l'anno scorso, due anni fa, c'è stata questa mostra importante al Met di New York, e c'è questa Carmen Bambach, che è un tomo. Questo pesa tre so, chili, dove c'è una bellissima disanima di Michelangelo, disegnatore, veramente un'opera straordinaria. Dove ci sono moltissimi disegni di Michelangelo. Oppure, se volete un qualcosa di un pochino più basico, facciamo anche consigli per gli acquisti. Ci sono i sempreverdi volumi della Tasken. Michelangelo, tra l'altro, in due volumi, questi sono quelli piccoli, ma c'è anche una versione più grande che vi consiglio perché si vede meglio. Con sia tutte le, le, tutti i disegni e tutte le altre opere, chiaramente sculture e pitture. Adesso rimettiamo un po' tutti questi libri, andiamo avanti, perché eh, la figura di Adamo e di Dio Padre sono figure che hanno sempre è l'immagine più famosa, della Cappella Sistina, rappresenta la distanza che separa eh, in qualche modo inevitabilmente la condizione umana dal Dio creatore. Fra l'altro l'uomo è nudo davanti a Dio, cioè è proprio una totale ed è anche così abbandonato. Rappresentandolo così disteso, con questa figura molto classiceggiante, quasi come una figura, la figura è modellata direttamente sulle figure delle divinità dell'architettura romana, della scultura romana, eh, in realtà ehm, in qualche modo eh, rappresenta questa, come posso dire, questa specularità, ma anche questa eh, insondabile differenza fra, fra l'umano e il divino. Poi qualche tempo fa uno studente americano, sono sempre gli americani di eh, medicina mentre studiava aveva una, un poster con questa immagine della Sistina e ha fatto una scoperta scoperta che poi è stata ripresa da un fa una famosa serie tv Westworld, non so se Federico l'ha visto Westworld, sì. molto interessante no purtroppo no è troppo filosofico per te forse e, mm, <ride> no è, è fatto molto bene la prima serie è meravigliosa le altre no ma la prima veramente vale la pena con Anthony Hopkins. E qui Anthony Hopkins spiega Michelangelo, You're probably right, Michelangelo did a lie. Michelangelo It took 500 years for to ha raccontato una bugia. E ci volevano 500 anni per, 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 affinché qualcuno comprendesse, che la creazione di. Di, di Adamo, Dio è in realtà eh, all'interno di quella che è la silhouette del cervello umano. Adesso faccio un'immagine. Praticamente, se noi andiamo a sezionare eh, un, un cervello umano a metà, eh, quella è la forma che ha compreso l'ipotalamo, il cervelletto, tutta quella parte lì. E ehm, Dolores che è un robot, e Anthony Hopkins sta provando che il suo creatore sta provando a farle prendere coscienza quindi a farla diventare umana. Anche qui è interessante perché eh, questo è un è un telefilm che parla di uno scienziato che crea dei robot, ma che questi robot devono essere come gli umani e quindi in realtà è sempre il tema della creazione che è il tema è uno dei tre temi principali della della volta la Sistina, gli altri due sono ecco alla... questo è l'immagine del cervello umano superimposta al ora Sicuramente Michelangelo sapeva come ha fatto un cervello umano perché aveva praticato l'anatomia, ma forse all'epoca di Michelangelo lo sapevano altre 15 o 20 persone, all'epoca a Roma in Italia, perché era una cosa non molto praticata l'anatomia all'epoca, la, la dissezione dei corpi. Il primo manuale di economia venne pubblicato credo intorno al 1580 o, o giù di lì, fino al 500, comunque fino al 600 ancora la medicina, l'anatomia non ha quel eh, ruolo che ha. Però effettivamente è così accurato che secondo molti sarebbe forse inconscio, non lo so, ma comunque sia l'idea è che quello che dice anche Anthony Hopkins è che il potere non viene da una forza superiore, ma da una intelligenza superiore. Ciò che rende Dio Dio non è la sua forza, ma è la sua capacità intellettiva ed è quello che l'uomo rispetto a tutta la natura che è la creatura più intelligente quella che può condividere e apprezzare il creato e quindi effettivamente l'interpretazione regge poi se fosse effettivamente così io questo non lo so dire però è interessante e veniamo poi alla creazione di Eva che è molto controversa anche il nostro Monsignor Verdon non può non dire che effettivamente Adam ed Eva in quella posizione diciamo eh, suggeriscono una pratica sessuale è evidentissimo tra l'altro sono questi corpi così eh, pieni di carne così abbondanti anche la donna eva e giunonica no ha queste braccia grandi le spalle larghe tutte le figure femminili sono grosse e eh, muscolose e al centro c'è il serpente che è femminile perché chiaramente c'è sempre questa idea del rinascimento ancora che, che viene dal Medioevo in realtà, no? che, che è la donna fuori dal peccato. E poi c'è questa idea che l'albero della, della conoscenza del bene e del male non è un melo, che dalla tradizione, nella tradizione cristiana viene definito come melo perché malus, eh, male, malus vuol dire sia male, la conoscenza del male, che mela in latino, e quindi eh, per questo viene rappresentato così. Ma in realtà, nella Bibbia non si dice che l'albero cioè, è la conoscenza, ma non c'è un frutto. E in questo caso invece l'albero è un fico. Perché un fico? C'è anche qui un'interpretazione molto affascinante eh, fatta da un rabbino americano con uno storia dell'arte che credo sia anche una guida eh, di cui non mi ricordo il nome comunque è sempre un, un, uno storio dell'arte di religione ebraica Dollinger credo che si chiami e qua è questa teoria molto affascinante di un'interpretazione esclusivamente ebraica e cabalistica della volta della Sistina, che però non ha riscontri, nel senso il presupposto è quello che siccome Michelangelo cresce nella casa di Lorenzo dei Medici, e tra questi c'era un Mazzio Ficino, piccolo della Mirandola, e Ficino in particolare aveva una grande biblioteca cabalistica ed ebraica, si ritiene che questa conoscenza ebraica sia passata e Michelangelo, che Michelangelo l'abbia inserita in qualche modo a sfregio All'interno della Cappella Sistina. Ora, no, siccome non ci sono negli scritti mi, Michelangelo riferimenti a questo, mh, a me sembrava forzatura, vero che il libro che ha avuto molto successo, poi in realtà in ambiente accademico non viene citato da nessuno, non ha avuto nessun tipo di riconoscimento, quindi, perché diciamo, è interessante, affascinante, ma non c'è poi quella possibilità diciamo, di darne una. una uh... Il figo, qualcuno scrive simboli di nascita di tradimento. Ci sono varie simbologie del figo, anche nella gamba ebraica. In questo caso, molto probabilmente, è la, è la, saranno le foglie di figo con cui loro si coprono e si, si ritengono, si vergognano, quello che eh, cioè, tradizionalmente viene riportato nella Bibbia, che provano vergogna ai loro corpi. Qui i loro corpi sono immediatamente imbruttiti con la cacciata, non si coprono, sono sempre nudi, però c'è il figo, quindi la vergogna e quindi il senso del peccato. E quindi questo è l'altro tema. Abbiamo detto il tema, il primo è la creazione, poi c'è il tema del peccato e il terzo? Giudizio. Dopo il peccato, che c'è sta? C'è il giudizio. Eh, eh? Un pochino. Il giudizio, poi a che serve quello giudizio? A ricevere il perdono. Il tema, in realtà, è il tema della la creazione, il peccato e il perdono. Cioè, noi siamo creati liberi il peccato in qualche modo per michelangelo è un qualcosa di ineluttabile e eh, così come il perdono che, che non può non venire se c'è eh, chiaramente eh, onestà e pentimento andiamo avanti perché questo è come era prima e dopo il restauro vedete la differenza abissale fra le due figure e anche qui vi faccio vedere con un dettaglio guardate la bellezza di queste figure di ignudi ignudi di cui in qualche modo Michelangelo si pentirà. E qui vediamo a parlare un po' di Michelangelo, la vita personale, perché Michelangelo ehm, non solo mh, era diciamo aveva un'ammirazione un per il corpo maschile, ehm, ma ebbe anche, eh, in particolare nella seconda parte della sua vita, quindi mh, degli, diciamo, dagli anni, da dopo i 50 anni in poi, quindi quando fa poi il Giudizio Universale, una passione enorme per un giovane Tommaso eh, dei Cavalieri col quale ha proprio un amore ora non sappiamo se li è ricambiato o meno ma i sonetti che gli scrive i tanti regali che gli fa gli regala opere d'arte gli regala disegni c'è un ritratto bellissimo di Cleopatra che Michelangelo disegna e che lo regala a, a Tommaso dei Cavalieri e ci sono decine di sonetti dedicati a lui in cui gli dà proprio dei dei, 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 dei diciamo gli, gli dedica dei versi appassionati veggio coi, vo, coi bei vostri occhi un dolce lume che coi miei ciechi già veder non posso porto coi vostri piedi un pondo addosso cioè un peso che dei miei zoppi non è er l'or costume volo con le vostre ali senza piume e continua nel voler vostro è sola voglia mia e ancora sento d'un fuoco un freddo aspetto acceso che lontan marde e con séco a ghiaccio, ce ne sono veramente decine e decine diversi, e ce n'è uno in particolare che adesso mo non trovo più, eccolo qua, che è il sonetto 109, in cui c'è una frase che, secondo me, è, è incredibile e, e si collega benissimo a questa idea della rappresentazione della bellezza maschile. In questo modo vi faccio vedere, ma gli nudi sono una delle gallerie. Più eh, anche spinte, se vuoi dire ardite della rappresentazione del corpo maschile, guardate questi fanciulli che sono eh, rappresentati negli angoli con varie torsioni e, e mostrano le loro nudità tranquillamente. Guardate la bellezza della muscolatura, eh, come sono lumeggiati questi fisici, sono veramente una cosa straordinaria. E poi al centro troviamo in realtà la eh, sono Adamo ed Eva. Adesso mi fa aprire questa cosa qui, ecco. Scusate, ma ogni tanto fa le bizze il computer. Faccio vedere le figure dei progenitori, qui si vede chiaramente, sono veramente molto vicini. Andiamo avanti, perché Michelangelo scriverà Ben, ben può talor col mio ardente desio, Salir la speme e non essere fallace, che sogni il nostro affetto al ciel dispiace, a che fin fatto avrebbe il mondo e Dio? Cioè, se questo amore che io provo per quest'altro uomo, che tra l'altro aveva 30 anni meno di Michelangelo, aveva circa 20 anni, Tommaso dei Cavalieri era un nobile romano e eh, Michelangelo aveva più di 50 anni, tra i 50 e i 60 anni quando si conoscono a Roma. E fra l'altro eh, Tommaso Cavaliere sta vicino a Michelangelo, non sappiamo in che forma, fino chiaramente alla morte del maestro. Eh, se questo sentimento che io provo è sbagliato, come fa? Eh, perché Dio l'ha creato? Cioè, come può essere erroneo? E, e questa è una riflessione molto profonda di Michelangelo, che poi in più parti. Eh, dirà, eh, soprattutto negli anni più avanti, molti dei sonetti sono, sono scritti dopo gli anni 30, del 500, quindi quando lui arriva a Roma, che in realtà lui ha dedicato i primi anni della sua vita troppo all'apprezzamento eh, all della bellezza esteriore e che poi in realtà trova i piaceri della vita eh, soltanto in età matura. Quindi forse qui si capisce un po' che Milagio ha un'evoluzione, un eccessivo Apprezzamento della bellezza esteriore e anche di un'attrazione probabilmente, e poi quando con la maturità gli si calmano un po' i sensi, si concentra più sui sentimenti, quindi forse sublimando anche queste sue, queste sue eh, questa sua, eh, diciamo, inclinazione. Chiaramente, qui non mancano riferimenti a molti modelli, ne ho tirato solo il fuori due: a sinistra abbiamo eh, Cappella Brancacci, che si trova a Firenze, eh, fatta da Masaccio e da Masonina Panicale che eh, ha proprio la cacciata e dove vedete che il riferimento letterale è, molto, è chiarissimo. Uh, C'è anche un riferimento alla porta del paradiso di Ghiberti, che è stata fatta all'inizio 400. Porta che Michelangelo chiamerà la porta del paradiso, la porta centrale del Battistero di Firenze, quella che dà verso l'ingresso di Santa Maria del Fiore. E poi la Conte che viene trovata proprio all'inizio del 500 a Roma. Quando Michelangelo, appunto, in compagnia San Sangallo, va proprio a vederlo mentre lo stanno scavando. Anche qui vede la perfezione anatomica e la torsione del corpo. Quest'idea di avere sempre un arto davanti e uno dietro, sempre contrapposti, quindi una, la gamba sinistra avanti e il braccio destro avanti, e gli altri due arti indietro, sempre per creare questo movimento che poi Michelangelo riutilizza. Qui lo si vede chiaramente: un, un, un altro avanti, sempre questo, contra, questo, questo contrappunto, in maniera tale da, sempre da creare questo effetto di profondità. Torcicando le figure. Quindi, insomma, è veramente incredibile. Un elemento che si vede benissimo è nella Sibilla libica eh, e alterna nella volta, Micrangio, Sibille e Profeti. Perché Sibille e Profeti? Perché a partire dal 400 c'è il recupero della tradizione eh, greco-romana e anche giudaica. Per riconnetterla con la tradizione cristiana, e quindi, in qualche modo, eh, questo è celebrato da, da questi affreschi. Non sono gli unici perché ce ne sono diversi cicli con le Sibille, anche precedenti a Michelangelo, quindi non è una di Michelangelo. Vi faccio vedere anche l'immagine della Sibilla, dettaglio, perché vedete che anche qui, guardate che spalle che ha questa donna, questa muscolatura sembra quasi il corpo di un uomo, e poi anche qui vedete che c'è sempre questo contrappunto degli arti, c'è sempre questa torsione che poi è ripresa, questa è la stessa torsione che ha la Madonna nel, nel tondodoni, e poi ci sono queste due figurine di puttini dietro, con i rotoli. Ci sono anche dei tondi, questi sono tondi con storie di Israele, perché appunto la decorazione è molto ricca, molto interessante, ci vorrebbe una settimana soltanto per spiegare sì. per questa parte. E questo, le Sibille vengono subito apprezzate, moltissimo. Mi, Federico, siamo quasi a metà, eh. Vengono apprezzate moltissimo, mi sta maledicendo Federico. Eh, eh, Tant'è vero che Donato Bramante, che aveva, aveva diciamo, accesso a tutti i locali del Vaticano, perché era poi l'architetto del, del Papa, eh, o meglio, nel momento in cui Michelangelo era assente, fa entrare Raffaello e gli fa vedere le sibille che aveva fatto Michelangelo. E Raffaello paro paro le realizza all'interno di una cappella nella chiesa di Santa Maria della Pace a Roma che è tuttora visitabile, sono presenti. E questo affresco qui, con sibille profeti. Qui vedete che in qualche modo riprende molti elementi di, eh, con queste Sibilla tornate con questi panneggi, con questi bottini, con le figure che si torcono. Insomma, eh, tant'è vero che poi Michelangelo, quando verrà a sapere, si arrabbierà moltissimo e dirà a Raffaello tutto quello che hai di buono l'hai copiato da me. Insomma, questo anche sono... Eh, <coughs> Continui battibecchi da artisti, e sopra le lunette appollaiati con tutta una serie di figure diverse ci sono i 40 progenitori di, um, di Cristo, quindi il, il legame tra l'Antico Testamento, Davide e, e Gesù. E sono veramente una galleria incredibile di immagini, di espressioni, di posizioni. Qui veramente Michelangelo si sbizzarrisce e ci vorrebbe una lezione soltanto per spiegare e parlare queste figure perché sono veramente, veramente un qualcosa di straordinario. Eh, le vedete qui: sono tutti eh, sull'arcone eh, sull e sono tutti in posizioni diverse. sono veramente una creazione incredibile. In queste vele triangolari e nelle lunette sopra le, le finestre, sono veramente un qualcosa di, di, di straordinario, di una bellezza unica. Guardate, questa questa è estremamente scafata. Vediamo di salire, ve faccio vedere da qua. Ecco, quella è la Sigilla Libica, e qui sotto, guardate qui, no, può, queste figure qui, questa con il piede in alto, o questi altri appollaiati, sono veramente qualcosa di straordinario. Torniamo al nostro, nostro Michelangelo, perché nelle vele più grandi, quelle angolari... Realizza quattro scene dell'Antico Testamento: Giuditta Oferne, Davide e Golia, il serpente di bronzo, e quindi la punizione, il peccato, ma anche il perdono. Perché guardando il serpente di bronzo, gli ebrei vengono salvati da questi serpenti che li stavano uccidendo. Questo è uno degli episodi della vita di Mosè. Quindi, Ancora c'è cioè, continuamente questo tema e poi la, uh, la, la punizione di Assam con, la, uh, con Assuero ed Esther, quindi tutti gli episodi del, dell'Antico Testamento, effettivamente la volta a Sistina è principalmente eh, ispirata all'Antico Testamento. Passano gli anni, Milaggio completa la volta nel 1512, eh, finisce con il suo grande sollievo, ritorna a Firenze. La volta effettivamente è riconosciuta per essere un capolavoro supremo. Alcuni anni dopo, all'inizio degli anni 30, del 500, un altro Papa Medici ha l'idea: Clemente VII dei Medici, che era il figlio di Giuliano dei Medici, quello assassinato, la congiura dei pazzi, nipote Lorenzo il Magnifico, cugino del Papa Leone X ha questa idea di far prendere Michelangelo e fargli completare la Cappella Sistina perché eh, gli fa coprire la parete che era eh, quella, diciamo, dove adesso trova il giudizio e gli fa realizzare il giudizio universale, se non che quando Michelangelo arriva a Roma... Il Papa è morto e, e Paolo III Farnese non si fa sfuggire a questa occasione per legare il suo eh, nome a quello di migraggio. E la, eh, il giudizio di cui qui abbiamo una foto nella quale noi possiamo zoomare perché altrimenti diventa un po' difficile, effettivamente è forse la, il capolavoro assoluto dell'arte occidentale e che rappresenta il momento in cui si conclude questo progetto che Dio ha per l'uomo. E quindi abbiamo visto la creazione dell'uomo. Come finirà tutto questo? Finirà quindi, la caduta di Adamo, il riscatto della caduta, con quella che Dante Righieri chiama la vendetta della vendetta del peccato antico, e con. Eh, da ultimo il giudizio universale e quindi la fine del mondo. Tant'è vero che qui abbiamo San Pietro che eh, restituisce le chiavi, quindi la fine della Chiesa, di fatto, e eh, Chiesa che però è simboleggiata dalla cappella sesta, perché la cappella Sistina in realtà, è dedicata alla Vergine Assunta e <coughs> La vergine che sta qui accavacciata accanto al Cristo simboleggia in qualche modo la Chiesa che quindi si difende dentro il braccio possente di Cristo. E qui si vede che questo Cristo non è il Cristo emaciato, magro, appeso che vediamo di solito, ma è un Cristo che sembra quasi una divinità pagana, muscoloso, forte, non ha la barba e quindi come eh, è rappresentato quasi come un Apollo, tant'è vero che è ispirata al ritratto, l'Apollo del vedere altra celebre opera che si trova in Vaticano. Andiamo per ordine. Selezionato alcune immagini perché anche qui l'affresco in totale ci vogliono sette anni perché venga realizzato, ma questo perché mi raggio, impiega più di un anno per realizzare soltanto diciamo la parte del, dell'intonaco, del muro che viene rifatto, insomma, eh, quello si perde il primo anno. Dopodiché eh, ci sono oltre 300 figure. Secondo alcuni se ne possono contare fino a 500, ma 300 sicuramente. Non ci sono architetture, cornici, non c'è niente, sono i corpi che creano l'architettura. Quindi effettivamente è un'impresa titanica. E Michelangelo, in questo caso, sì, aveva uno zoppo che gli preparava i, i, lavori, i colori, ma lavora quasi esclusivamente da solo. Ehm, e, eh, precedentemente, questo, così doveva apparire la parete con in alto Mosè eh, salvato dalle acque. E sulla destra, di Ghirlandaio se non sbaglio, sulla destra del Perugino l'Adorazione la, eh, dei pastori. Sull'altare c'era l'Assunzione la, della Vergine, sempre di Perugino. Questi non ci sono pervenuti, ci sono, ci sono pervenuti per dei disegni. E in basso, dove ci sono queste tendaggi dipinti, eh, c'era la possibilità di mettere degli arazzi che erano stati fatti fare a Raffaello. Raffaello li aveva disegnati, poi sono stati tessuti da Peter Van Erst a Bruxelles e effettivamente, negli ultimi anni, negli ultimi trent'anni, sono stati appesi soltanto due volte: la prima nel 2006-2007, la seconda nel 2020 a febbraio. E diciamo hanno portato abbastanza sfiga questa cosa, di, perché poi dopo c'è stato il COVID, e quindi non credo che li diranno fuori per un po'. Comunque, sono visibili questi arazzi perché sono nella pinacoteca all'interno dei Musei Vaticani, ma non sono correntemente appesi nella cappella Sistina quindi considerate che c'è un ulteriore livello quindi abbiamo Raffaello abbiamo Botticelli Ghirlandaio Perugino ed altri e in alto abbiamo Michelangelo veramente la cappella Sistina così a tutti i più grandi ci manca solo Leonardo eh, questa era la lavorazione fatta da Perugino questo è un disegno e immaginate Michelangelo che sta lì con la eh, col giudizio universale, e, e quest'opera effettivamente titanica, e questo forse sì è un'opera che in qualche modo eh, giustifica questa idea dell'artista titano che da solo affronta questa impresa gigantesca. Questo è il Cristo giudice, vedete la cui eh, espressione, il cui volto, la capigliatura vengono ripresi dall'Apollo del Belvedere, che è una statua, eh, una copia romana di un originale di del V secolo avanti e ci sono poi una serie di dettagli. Iniziamo, vediamo con il dettaglio da qua, um, in basso a sinistra c'è, diciamo, il, il, um, la fresca con senso orario, in basso a sinistra c'è la risoluzione della carne, i corpi avvolti dal sudario che risorgono, quindi da scheletri gli ricresce diciamo in qualche modo la carne addosso e salgono su per essere poi giudicati nei cieli, vedete cioè, questi corpi che salgono su qui sulla destra ci sono due, ehm, due neri, vedete, due africani che si appendono al rosario e questo è un riferimento esplicito al culto del rosario che era stato che veniva utilizzato per la conversione degli schiavi musulmani all'epoca in Italia c'era la schiavitù noi quando pensiamo alla schiavitù pensiamo sempre a Tennessee, non lo so, alla Georgia, agli Stati Uniti. In realtà in Italia noi fino agli anni 50 e 800 abbiamo avuto la schiavitù. Eh, la Chiesa Cattolica ufficialmente era abolita nel 1839. E perché? Perché erano schiavi musulmani, quindi non si potevano avere schiavi cristiani, ma avere schiavi musulmani non veniva ritenuta un'offesa alla fede. Ma con il rosario, attraverso il rosario, viene utilizzato una sorta di amuleto o di pratica per le conversioni dei musulmani. Tant'è vero che il rosario era utilizzato anche a Lepanto, da lì a pochi anni, poi, la battaglia di Lepanto. Andiamo avanti: perché eh, troviamo questi corpi. Che aspettano il giudizio, sono tutti impauriti, non sanno che cosa accadrà. Tra l'altro, eh, ci sono oltre un centinaio di figure che sono state riconosciute. Tra cui Vittoria Colonna, forse questa qui. Eh, poi a seconda, mh, insomma, ci sono varie interpretazioni. Secondo alcuni eh, c'è un frate qui in basso, che potrebbe essere dov'è? Sta, qua, Staola. Insomma, adesso io non, non, ho, non ho modo il tempo, ecco questo qui. Eh, ci sono molte figure che potrebbero essere identificate. Vi dico quelle che con certezza sono. Diciamo eh, ritenute ehm, e i vari, tra i vari santi e poi anche alcuni dei contemporanei di cui noi sappiamo esattamente chi sono. Vediamo un po', però, da qua come da avanti. Mm. Ecco, questa è una figura molto interessante eh, e poi vi faccio vedere anche le figure in alto, perché in alto intanto noi cosa abbiamo? Scusate se passo da una parte all'altra, ma per farvi vedere meglio. In alto abbiamo la croce, la corona di spine e poi la colonna che sono gli strumenti della passione di Cristo, che sono poi in realtà uno strumento di salvezza. Poi in basso abbiamo altre anime che attendono di essere giudicate. Sulla destra queste anime che si baciano e si abbracciano, quindi sono le anime salvate. E più in basso i martiri, sempre anime salvate, e ancora più in basso i sette peccati capitali: tra cui la gola, con uno che ha un pugno in bocca, un altro viene tirato giù per i genitali, quindi la lussuria, un altro è tirato giù da questo sacco di monete, le chiavi, la roba, di, di perdita memoria, e quindi l'avarizia, e così via. E più in basso ancora ci sono i demoni. Con Minosse all'ingresso degli Inferi e Caronte, che, che, che era una figura diciamo, del, del Panteone pagano, non apparteneva alla, 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 al cristianesimo, che viene utilizzato da Dante Alighieri, quindi in qualche modo eh, per questa parte eh, eh, Michelangelo si rifà a Dante Alighieri. Ma più in alto c'è cioè questa figura che è molto importante perché è la disperazione della salvezza l'idea che non ci si possa liberare dal peccato ecco questo che si ricollega al tema del peccato è forse il peccato più grande perché questa idea di disperare della salvezza, che non ci si possa liberare dal peccato, il peccato è questo serpente che lo sta mordendo, che ci ricorda anche i serpenti della conte e i demoni che lo trovano giù, chi ha paura, chi non ha chi non confida nella fede e nella salvezza è condannato certamente, per cui bisogna sempre confidare fino all'ultimo. Al centro ci sono poi le sette tro trombe dell'Apocalisse e due libri, uno con l'elenco delle anime beate e uno con l'elenco le delle anime dannate. E qui in qualche modo mi caggio, strizza gli occhi a Martin Lutero, perché la dottrina della predestinazione è una dottrina luterana che però il cattolicesimo respinge. Tra l'altro questo fresco viene dipinto proprio negli anni del concilio di Trento. Eh, Federico, secondo te qual è l'elenco dei beati e qual è quello dei dannati? Eh, mi prende un facile. po' facile. Uno è un preparato. libro grande, un altro libro piccolo, libro piccolo per i per i Bravo, eh, Michelangelo è un po' pessimista, ma anche la Bibbia lo dice pure Gesù: è più facile che un, che un cammello entri nella cruna di un ago che non un ricco nel regno dei cieli, cioè non è che te lo fa proprio capire bene. Ehm, e intorno al Cristo vi sono una serie di santi, fra cui San Lorenzo con la graticola e ehm, San Bartolomeo con il coltello che viene spellato vivo, e qui in basso. L'autoritratto di Michelangelo e Michelangelo si rappresenta come questa pellaccia vuota. Adesso, queste sono le selezioni del corpo che ho fatto vedere prima. Ecco, vedete, questo è il ritratto di Michelangelo che ho fatto vedere prima. Questa è questa pelle appesa che non rappresenta San Bartolomeo, anche se la tiene il santo, ma è proprio l'autoritratto di Michelangelo. Michelangelo si pone lì come un fantasma. Considerate che qui, Michelangelo, siamo negli anni 30, 500, che ha la soglia dei 60 anni. E comincia probabilmente a questa grande passione, questo grande amore per Tommaso dei Cavalieri, ha le sue, eh, i suoi dubbi, le sue cruce, è una persona profondamente credente, ma allo stesso tempo ha uno sguardo disincantato. E quindi in realtà forse è un messaggio eh, diciamo, eh, che Michelangelo eh, rivolge. Eh, Diciamo, lo spettatore indicando che lui sia sì, peccatore con la sua pelle ma la sua anima appartiene a Dio in quanto creatore secondo altri in realtà San, Bart San Bartolomeo è molto simile a questo poeta eh, che è pietro aretino poeta che criticò molto eh, Michelangelo e che poi diciamo eh, non era stato particolarmente vicino a lui e quindi eh, secondo alcuni sarebbe in qualche modo una, una risposta alle critiche che l'Aretino avrebbe fatto di, eh, di Michelangelo, poi abbiamo i Santi Martiri, fra questi San Sebastiano Ginocchiato, Santa Caterina e San Biagio con le spazzole. Andiamo avanti, perché questa è appunto questa monumentale figura di, di San Sebastiano. Queste sono ancora le anime di prima, e finalmente arriviamo a Caronte che sta battendo le anime, fra cui alcuni riconoscono anche. Eh, eh, citazioni dantesche, tra cui eh, forse il, il Conte Ugolino, come pure Caronte, chiaramente la linea Commedia, e poi all'ingresso degli inferi c'è cioè, eh, Minosse, come descritto da Dante, con le d'asino, e che apre il serpente che gli poi gli morde eh, il sesso. Eh, questo minosse in realtà è il ritratto del maestro di cerimonie del Papa, Viaggio da Cesena, il quale alcuni mesi prima, alla fine della fine dell'affresco, aveva criticato le pitture di Michelangelo definendole indegne per via dei nudi, di tutti questi corpi, nudi appesi, in quella che la cappella è il luogo sacro per eccellenza del Papa, dove il Papa officia eh, le cerimonie più importanti. E questo effettivamente è testimoniato da alcune copie. Questa è una copia che si trova a capodimonte precedente alla censura, perché Michelangelo verrà censurato, gli ignudi verranno coperti per una decisione proprio del concilio di Trento, alla fine che, che la, la riforma cattolica, nel 1563 Michelangelo è ancora vivo, ci sono 12 provvedimenti urgenti, fra cui quello di coprire gli affreschi della Sistina. Viene chiesto a Michelangelo, che ha 88 anni, Michelangelo dice io non ci penso a stare su e poi la chiesa ha problemi molto più grandi che non quella di coprire un po' di pittura su una parete delle nudità dipinte, quindi si pensassero a problemi più eh, risolvibili. C'è tutta una idea Michelangelo in realtà abbia lavorato un po' contro la Controriforma perché, e forse la giudizio universale ne è testimonianza in qualche modo, perché effettivamente all'interno della Chiesa in quegli anni c'erano due correnti, una più intransigente e conservatrice, che è poi è quella che ha trionfato, l'altra detta degli spirituali, capeggiata dal cardinale Reginald Pope, che è stato l'ultimo, era un inglese, era l'ultimo eh, arcivescovo di Canterbury Cattolico, il quale tra l'altro gli inglesi provavano pure ad assassinarlo a Roma, sulla Pia Antica c'è la. la la sua, il suo tempietto, appunto, provarono a ucciderlo e gli mandarono in sicari. Eh, lui voleva una riforma della Chiesa in senso eh, più vicino al protestantesimo, che è poi è quello che effettivamente è avvenuto 400 anni dopo col Concilio Vaticano II, cioè la Chiesa si adegua a quelle che erano le istanze di. di... Di, di Lutero che erano istanze di far conoscere al fedele le scritture, di rendere il fedele protagonista della propria fede e non di affidarsi ciecamente ai sacerdoti come era la dottrina cattolica. Quindi effettivamente oggi la Chiesa cattolica è molto più vicina ai luterani di quanto non lo fosse eh, all'epoca. Quindi effettivamente poi nel, nel tempo quelle istanze gli spirituali che si basavano sugli insegnamenti quando evaluassero erano in qualche modo eh, saranno poi eh, accettate ma non in questo, in questo momento e qui vedete questi ignudi che sono proprio nudi e che poi verranno coperti quando poi si sono andati a fare i restauri e con la luce questo lo dice c'è stato questo problema enorme se mantenere la dottrina della, del valore storico oppure quella del valore estetico cioè quando si fa un restauro bisogna decidere se ha più importanza l'aspetto e il risultato finale dell'opera, che è quello che noi vogliamo conservare, oppure se ha più importanza mantenere le varie le varie storiche, cioè quello che negli anni è avvenuto a questa opera. Per cui quando restauro, restauro così come questa opera è stata fatta dal suo autore, oppure siccome ci sono stati dei cambiamenti che hanno anche un valore storico, io quelli li conservo come testimonianza della de de vita di questa, di questa eh, di quest opera. E, e teoricamente l'aspetto estetico deve sempre prevalere, ma in questo caso inve invece no, si è fatto prevalere quello storico, per cui sono state tolte alcune di queste velature, non altre, alcune era anche impossibile, queste qui, per esempio Santa Caterina, che era completamente nuda, tra l'altro era piegata, con un sabbiaggio dietro, sembrava quasi effettivamente una scena sessuale, questa venne completamente ridipinta. E per cui la Santa Caterina è stata completamente rifatta e il pittore che venne il primo a chi, a, che venne chiamato che ne fece una quindicina perché poi dopo sono stati censurati più, più volte, più riprese eh, nel, anche nel 700 ancora qualcosa era stato coperto quindi non è una cosa che avviene solo nel 500 perché il censore nella storia dell'arte è sempre all'opera non è che c'è stata ancora oggi nella storia dell'arte e della cultura noi, noi pensiamo di no, di una società estremamente liberale e aperta, in realtà no, ci sono delle censure enormi nel campo dell'arte, ci sono delle cose che tu non puoi nemmeno permetterti di nominare e forse di pensare che vieni eh, fatto fuori, poi anche censura. Ehm... Daniele da Volterra, che era un collaboratore di Michelangelo, un grandissimo artista del Cinquecento, ha realizzato opere importantissime, tra cui... Per esempio, la troia del Gonfalone a Roma, che viene detta la Cappella, la Cappella Sistina della Controriforma. Ebbene, il povero Nella Volterra si metterà a fare le braghe al, ai dimenti di Michelangelo, che poi nel frattempo era morto, ehm, <coughs> o quasi 90 anni. muore a Roma, poi verrà trasferito a Finanza un mese dopo la morte verrà e, chiamato il Braghettone e quindi conosciuto da tutti come il Braghettone in realtà è un pittore importante ma purtroppo questo è il suo destino e questa vedete la cappella si sta in tutta la sua gloria anche con gli arazzi di Raffaello in questa è una foto di due anni fa e eh, questo vedete quando effettivamente eh, la cappella è tutta allestita con anche questi arazzi che però è un'occasione rarissima da Vedere. Abbiamo quasi finito perché ovviamente oggi la Palace Sistina si identifica con l'elezione le dei papi. In realtà è da meno di un secolo che la Palace Sistina è il luogo esclusivo per l'elezione le dei pontefici. Negli anni precedenti i conclavi si svolgevano un po' dovunque dove moriva il papa, al palazzo il Quirinale se ne sono svolti quattro, eh, nel palazzo apostolico e la maggior parte dei conclavi si sono svolti e tutti chiedono, l'altra domanda che fanno tutti sulla Palace Sistina è qual è Federico? Il fumo. il fumo. Dove sta il comigno? Il è questo qui della foto, però in realtà non, non c'è, nel senso che viene montato quando serve. Allora noi abbiamo un'espressione un per descrivere un fenomeno che avviene molto raramente: si dice ogni morte de Papa, proprio perché eh, avviene una volta ogni 10, 20, anni, 30 anni, dipende quanto viva il Papa. E quindi effettivamente viene messo all'epoca. Fino all'elezione di Giovanni Paolo I si utilizzava la paglia. E si bruciavano poi le schede su cui veniva scritto il nome del Papa. Invece, da, siccome quando ci fu la fumata di Giovanni Paolo I, uscì il fumo grigio, per cui non si sapeva se il Papa era stato eletto o meno, e per circa un'ora non si era capito con diretta televisiva mondiale e così via. Per cui, dalla volta dopo, Giovanni Paolo II utilizzano dei coloranti chimici, non si usa più la paglia come ai tempi e quindi ormai per essere sicuri che esca o bianco o nero e non misto perché poi l'ha portato pure male perché poi dopo un, morto, dopo un mese poverino Paolo VI morì e vi faccio vedere vediamo se riconoscete questo cardinale questo è l'ultimo conclave e tutti i cardinali che entrano poi fanno l'appello Giorgius Marius. Cardinalis Bergoglio in latino, ovviamente, e questo è il cardinale Bergoglio che poi entra cardinale ed esce papa e questa è appunto la tutta la, la, la il conclave è assolutamente a porte chiuse, addirittura hanno un sistema per chiudere le comunicazioni telefoniche e tutto, non si può entrare. Questa è la sala reggia. Adesso i cardinali che si erano riuniti in preghiera nella Cappella Paolina, che è un'altra cappella all'interno del Palazzo Vaticani, che Michelangelo affresca subito dopo perché Paolo III gli vuole far fare un'altra cappella. Michelangelo, malvolentieri, i settantenni si arrampica su l'impalcatura per fare anche quest'altra cappella. Fa altri due grandi affreschi, poi magari ne parleremo in futuro. È molto bella, ma bisogna essere raccomandatissimi per visitarla, perché non è aperta al pubblico. E qui vedete che con tutta la parata, la solita pompa, i cardinali entrano nella cappella Sistina e adesso sono 114 forse in questo concave se non ricordo anteriore ma comunque intorno a quella cifra lì eh, in realtà per, per secoli erano tra una trentina i cardinali fino a un paio di secoli fa un secolo fa quindi effettivamente soltanto negli ultimi anni poi si sono moltiplicati perché sono cresciuti anche i cattolici bene con questa ultima cosa io ripasserei la palla al nostro che fai condividi tu condivido io vado avanti io vado avanti tu prova a condividere io ok grazie bene tour davvero entusiasmante aspetta aspetta stessa che non è fino ci sono domande dubbi per questa incertezza li prendiamo dopo la pubblicità dopo la pubblicità. dopo la pubblicità pubblicità, giusto per comunicarvi se non avete visto che abbiamo pubblicato i prossimi tour del mese di, di dicembre con museum tribe Oltre alla um, Cappella Sistina andremo alla scoperta di Milano Sotterraneo, la città di Sant'Ambrogio, il 6 dicembre, quindi proprio per ehm, pochi giorni il giorno prima di, di Sant'Ambrogio per la, la città meneghina. Poi il martedì successivo andremo invece a passare un weekend in Val d'Orcia, quindi vi daremo un po' di consigli di viaggio e anche eh, culturali su questa magnifica città. Eh, parte della, della Toscana e poi eh, il 22 di dicembre sempre con Museum Tribe andremo alla scoperta di, di Villa d'Este a Tivoli eh, scopriremo tutti i, tutto il paradiso delle acque e di, questa, di questa villa e ne vedremo davvero davvero delle belle oltre a Museum Tribe con il giovedì abbiamo invece l'appuntamento con Tripnir. Con Tripnir, giovedì 8 dicembre andremo a Cuba e poi passeremo eh, in Europa. Torneremo in Europa e faremo la eh, Romantische Strasse e invece, poi eh, finiremo eh, presso gli stretti dei Dardanelli con Istanbul, un mosaico di storia e identità. Tutti questi tour li potete acquistare su MuseumTribe.com oppure su tripnir.com. Eh, in vari modi eh, ci sono dei pacchetti con prezzi eh, agevolati per Museum Tribe e su TripNear è un abbonamento mensile. Anche questo con prezzo agevolato, ehm, che dà anche accesso a tutti i tour precedentemente tenuti fino ad agosto luglio di, di quest'anno. Quindi, vediamo un po' se eh, abbiamo ehm, altri commenti? Il 22 non è martedì? Avete ragione? È il 20 martedì, non, non il 22. Scusate, e, Alessandra. Grazie Michelangelo, entusiasmante come sempre. Bellissimo tour. Noi magari, mh, già che ci siamo, vi lanciamo una proposta. Vediamo se eh, nei prossimi giorni volete. Condividere con noi le vostre idee, le vostre impressioni, scriveteci sul gruppo Facebook, raccontateci un po' cosa ne pensate. Magari potremmo fare un, um, un ciclo di eh, tour virtuali proprio su Michelangelo intero, quindi non soltanto la Cappella Sistina, come abbiamo visto oggi eh, ci sono tantissime cose da, da mostrare, eh, non ne abbiamo viste, anche per la stessa Cappella Sistina abbiamo dovuto fare una cernita, come diceva Mario. E magari in futuro potrebbe valer la pena di eh, fare una vera e propria masterclass su, su Michelangelo. Intanto posso fare consigli per gli acquisti? E andiamo adesso anche con i consigli per gli acquisti. Ma mi vedono, però se non mi vedono. Ti vedono, ti... quando parli ti vedono. Non mi ti vedete? Ah sì, adesso mm -hmm. mi vedono. Ah, guarda. In pra... no, se volete un bel volume sulla Sistina, questa è piccola, è tascabile, anche abbastanza economica, lo trovate sul sito dei Musei Vaticani. Scritto da Paolucci, che è stato per dieci anni direttore del Museo Vaticani, è stato direttore degli Uffizi, insomma, un personaggio molto importante. È molto fotografico, ci sono poche notizie, però è un bel volume. Oppure, per sapere di più su Michelangelo, è uscito da poco. Questo volume per i tipi di La Terza di Antonio Forcellino. Forcellino è uno dei miei preferiti perché Forcellino è un restauratore, quello che ha restaurato il Museo di Michelangelo. Quindi, non è uno storico dell'arte, non è un critico d'arte. Gli storici dell'arte fanno un lavoro di, appunto, di costruzione di, di storia, e eh, quindi con i documenti, con le fonti, eccetera, però molto spesso sono un po' astratti dalla pratica proprio dell'arte, cioè dai materiali, dall'aspetto più manuale. Mentre Forcellino compensa questo e quindi lo apprezzo molto. ha scritto anche un saggio su Michelangelo, anche colposo alcuni anni fa, sempre per la terza, ce n'è anche uno su Leonardo fatto molto bene. Ma questo è uscito adesso. Io l'ho iniziato a leggere, non ho letto ancora tutto, ma. Devo dire, promette molto bene, e anche scritto molto bene, mi potete fare un regalo a Natale. Tra l'altro io ho avuto il piacere l'anno scorso, due anni fa, di conoscere proprio Giuseppe La Terza, La Terza è lui e quindi diciamo mi eh, fa, fa piacere fare pubblicità ai libri di, di La Terza. E, e come ultima voglio presentare quindi l'ultimo video, devi dire qualche altra cosa. Tu. Ci sono domande intanto? Grazie mille. Ci sono i, i complimenti e i ringraziamenti. Bene. E... Presento l'ultimo video che è un concerto che eh, si è tenuto l'anno scorso, credo, forse quest'anno. Eh, per cui il coro della Cappella Sistina è andato a Londra, a Westminster, e il coro di Westminster è venuto a Roma alla Cappella Sistina a cantare e hanno cantato anche brani contemporanei. Fra cui questo, di questo eh, compositore inglese che si chiama Colin Mobley, eh, che tra l'altro il vecchietto che dirige questo coro, è lui l'autore anche del brano, che è un brano di musica sacra, contemporanea che si chiama Tu es Petrus, che è un passo del, 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 del Vangelo dove Cristo dice a Pedro: Tu es Petrus et petra, Petram edificabo ecclesiam meam tibi dabo claves renic celorum, capito? Molto. Io molto. rilancio la sfida, la Masterclass la facciamo in latino in latino sarebbe internazionale quindi questa mappa sì, va bene, vi ringrazio ancora, buonanotte se non ci vediamo prima di Natale, anche buon Natale buone feste, ci rivediamo dopo Natale bene, eh, ci chiedete anche i dettagli dei libri su Facebook, magari domani vi pubblichiamo un po' di consigli di lettura per, per le vacanze natalizie sì, questo, di... Far... questo di Forcellino lo trovate in qualsiasi feltrinelli, se andate in libreria lo trovate perché adesso è uscito Forcellino è effettivamente, i libri Forcellino sono molto, molto interessanti. Ne ho letti un paio. Sono, è davvero molto bravo a comunicare l'arte tramite le parole, che non è, non è così semplice come, come può, può sembrare. Fateci sapere quindi cosa ne pensate di questo tour. Di cosa ne pensate anche di un eventuale masterclass o approfondimento su Michelangelo, sempre sul gruppo di Facebook? Domani eh, vi pubblicheremo anche i dati dei libri che vi abbiamo consigliato. E adesso vi mostriamo l'ultima chicca finale, che è quella che ci ha appena presentato Mario. E vi ringraziamo per averci seguito stasera. Ciao, buonanotte.